Partendo dal comunicato del governo Letta del 30 gennaio 2014, l'anno scorso, che diceva: l'Italia accelera sulla banda larga di nuova generazione, in 3 anni la nuova rete raggiungerà il 50% della popolazione. Andiamo a vedere cosa diceva il comunicato. Il comunicato diceva questo: gli operatori hanno piani concreti per raggiungere l'obiettivo di copertura del circa 50% della popolazione con tecnologia Fiber to Cabinet VDSL2 entro il 2017 circa. Poi, sempre questo comunicato diceva: aspetti critici, non vi sono piani operativi di dettaglio per superare il 50% della copertura delle linee con servizi a banda larga, anche se alcuni gestori hanno piani preliminari per raggiungere il 70% al 2020. Questo, diciamo, abbiamo rimarcato questa questione, perché adesso vedremo che cos'è il Fiber to Cabinet VDSL2. E questo era il 30 gennaio 2014, quindi il governo un anno fa. Andiamo un attimo avanti. Questo viene presentato il 6 novembre del 2014 dal governo Renzi. Questa è la strategia per la crescita digitale, che potete vedere tutti quanti su internet. Sono 97 pagine dove non c'è scritto. Ah? Chi ce l'ha? No, su internet. Sì. Ah, ce l'ha internet, lo trovate su web, non c'è scritto praticamente nulla, sono tutto un vuparlé, però non ti dice nulla di specifico, non ti dice come crescerà la banda, si parla solo sempre di una copertura al 50% entro, tutte cose ipotetiche, però di concreto non c'è scritto nulla, questo lo potete vedere da soli. Questo invece è un articolo del 17 novembre 2014, quindi in seguito a quello della presentazione dei progetti, che non sono progetti, sono solo chiacchiere del governo, che dice: banda larga, sblocca Italia, flop, la Camera brucia 6 miliardi, l'allarme di Astel, il testo emendato in Parlamento snatura i meccanismi degli incentivi, blocca i piani di investimento delle telco, penalizza le reti mobili e la stessa Telecom, e fa un nuovo regalo di Fratello. Andiamo avanti. Questo sempre del 17 novembre, banda larga, alla U è piano del governo, ma gli operatori sarà flop. Andiamo avanti, qua nelle 15 città maggiori rete a 100 megabit entro il 2020, ma 4.300 comuni possono sperare nella 30 megabit solo con incentivi pubblici a fondo perduto. Quindi in sostanza anche la stampa, insomma, boccia l'agenda digitale del governo, perché in realtà non c'è nulla. Andiamo avanti. Allora, questa è la questione che diciamo prima: cos'è il Fiber to Cabinet VDSL2?
Cos'è la BDSL2? Questa è la fonte Wikipedia e leggiamo: la velocità offerta dalla BDSL2 si deteriora velocemente con l'aumentare della distanza dall'armadio ripartilinea. Da quindi un massimo di 250 megabit all'origine si arriva a sino a 100 megabit a soli 0,500 km e 50 megabit a un chilometro. In sostanza, con questa tecnologia, con la quale il governo Letta già diceva puntare un anno fa, che avrebbe coperto, diciamo, il 50% degli italiani, ci dice che questa tecnologia a 500 metri, quindi a mezzo chilometro dall'armadio, già arriva a 100 megabit. Se invece siete a un chilometro, quindi dal collegamento, arrivate a 50 megabit. In sostanza stiamo parlando dell'armadio, per esempio della Telecom, quello a cui noi siamo connessi, e solitamente siamo molto distanti, quindi questa tecnologia ha queste caratteristiche. Poi ti dice, a partire da 1,6 km, quindi dopo 1600 metri di distanza, le sue performance sono uguali a quelle della DSL2, quindi quella che comunque già ci sta in Italia da un decennio. Per questo motivo gli operatori ricorrono alla DSL2 solo per un breve tratto del percorso utente-armadio. E quindi poi ci parla dell'Islam, che dopo vedremo. Andiamo avanti. Qua dice la diffusione in Italia, sempre a fonte Wikipedia, e ci dice: nel tempo soltanto due compagnie italiane si sono affacciate a questa tecnologia e sono Telecom Italia e Fastweb. Nel 2012 Telecom Italia e Fastweb hanno annunciato una collaborazione nell'utilizzo della BDSL2 attraverso l'architettura Fiber to Cabinet, che dovrebbe portare una copertura internet teorica fino a 400 megabit in 100 città italiane entro il 2014. Quindi Wikipedia già sapeva che dovevamo arrivarci a questa copertura entro quest'anno, mentre invece il governo già sapeva l'anno scorso che dovevamo arrivare quello Letta entro il 2017, quello Renzi lo ipotizza entro il 2020, quindi ci sono dei passi indietro in realtà, anziché i passi avanti. E dal 5 dicembre 2012 Telecom Italia ha iniziato la vendita della tecnologia in alcune città italiane, Roma, Torino, Napoli e Trieste, e adesso vediamo un'immagine che ve lo farà ricordare. Questo quando la Telecom ha iniziato a sponsorizzare la fibra, però fate attenzione che non si scrive con la F ma con PH, perché questo in realtà è un prodotto commerciale. Non stiamo parlando di fibra, ma stiamo parlando di questa tecnologia BDSL2 Fiber to Cabinet, che attraverso una modifica aumenta la DSL tradizionale, quella che avevamo prima, e quindi la porta a quei 30-50 che poi in realtà loro ci vendono, però stando sempre sul doppino. Quindi in sostanza non c'è nessuna modifica tranne quel DSLAM che abbiamo visto prima, che viene inserito nei cabinet della Telecom. Questa è la pubblicità che avete visto ovunque, cioè su tutti i manifesti l'hanno bombardato a tutti quanti così, e infatti loro ti dicono, se si riesce a leggere, tutto fibra navighi fino a 30 mega, perché 30 mega sono quelli là che ti riescono a dare con quella modifica al cabinet. Però il tutto viene fatto intendere come fibra, in realtà la fibra all'utente non arriva. Arriva una fibra, ma arriva al cabinet della Telecom, che se lo tiene stretto stretto, come anche come Fastweb, e non lo danno all'utente, perché loro hanno invece più interesse a vendere sempre la DSL2 che è stata trasformata dalla BDSL. Andiamo avanti. Questo, questi sono i cabinet modificati che trovate comunque in giro pure per Napoli. Anche uscendo con la luce verde che è un notato. Sì, perché dentro ci stanno delle ventole, dopo se uscite di fronte ci sta. Cioè, una volta i cabinet erano così, loro hanno fatto una modifica e ci hanno aggiunto questo, che serve per dare i 30 mega. E là dentro c'è una ventola perché c'è tutto un apparato. Serve per quello lì, è un convertitore, perché praticamente arriva la fibra lì dentro, e poi c'è un segnale che viene convertito per essere recepito dal doppino di rame che arriva nelle case, e quindi ci hanno aggiunto questa cosa permettendo a quelli più vicini di avere questa performance. Quindi sfruttando sempre il doppino di rame ti fanno andare un po' più veloce, però la spacciano come fibra, però attenzione, loro lo scrivono poi, prima giocavano con PH, poi te la spacciano come fibra, però in realtà non stiamo parlando di fibra. Andiamo avanti. Allora, questo è un articolo, non mi ricordo di quando, effettivamente fa una domanda giusta. Il governo promette... Il governo promette la banda larga, ma come? Allora, già abbiamo visto che quello Letta diceva che entro il 2017, quello Renzi entro il 2020, però praticamente stiamo parlando, insomma, delle nuove tecnologie sostanzialmente vecchie, e soprattutto ci stiamo affidando a quello che sono, diciamo, le idee programmatiche, e non voglio dire gli investimenti, perché in realtà investimenti c'è ben poco, però quelle che sono le questioni, diciamo, commerciali della Telecom e di Fastweb, come diceva giustamente Wikipedia. Andiamo avanti.
Allora, adesso per avere un'idea reale di quella che è la velocità nel nostro paese, quella in Europa e quella nel mondo, c'è questo famoso sito che tutti quanti conoscete sicuramente, si chiama Speed Test, che rileva le connessioni degli utenti, che volontariamente fanno uno speed test e lui le rileva. I dati sono aperti, si può andare anche su questo sito e scaricarli, sono tipo un giga e mezzo, quindi si possono anche lavorare per fare altri grafici e cose varie, e questo qui è aggiornato, non dico in tempo reale, però per esempio già ci sono gli aggiornamenti di dicembre 2014, infatti questi shot li ho fatti ieri sera, quindi stiamo parlando di dicembre 2014. Questo qua ci fa vedere che in generale la media nel mondo è di 21 mega e 6 come connessione. Andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere uno sguardo all'Europa, perché sempre su questo sito è possibile fare, andare a vedere paese per paese, città per città, qual è la velocità. Allora, vediamo l'Europa. L'Europa, la Francia ha una media di 36 mega. Andiamo avanti. Germania, quasi 30 mega di connessioni a livello nazionale, Inghilterra anche sui 30 mega, Svezia, vabbè, la Svezia è fantastico, 52 mega, Svizzera vicino a noi 46 mega, Slovenia 22,6, Spagna 27, Grecia 95,3, 9,9, ah, scusa, 9,45, l'Italia 9,3. Quindi ci rendiamo conto che in Europa siamo, io poi non ho messo insomma gli altri quasi sempre perché lì ci sta pure chi ci supera, però insomma è pure inutile andare a vedere. Questo è per dare un quadro comunque generale, e noi adesso qua sicuramente stiamo ragionando a livello privato, però ci rendiamo tutti quanti conto che la questione dei collegamenti a internet è un fattore essenziale per lo sviluppo di una qualsiasi azienda, fosse anche una piccola a livello locale, ma fosse anche un'attività commerciale semplice. Internet insomma è assolutamente fondamentale non solo per l'invio dei dati, ma oggi nelle comunicazioni, nelle videoconferenze, anche nelle applicazioni mediche e universitarie, internet, la banda larga è assolutamente indispensabile. Questo se è un dato che comunque ci allinea anche a livelli economici, perché insomma in Europa siamo tre pigs, però in realtà invece la Spagna ci supera, siamo a livello della Grecia, ce la battiamo, e quindi fa vedere come siamo rovinati. Oh, Giuseppe, questo però va detto che questo è la media degli speed test, cioè chi fa gli speed test. Ora vi chiedo, chi ha una linea a casa DSL che ha queste performance di 9 mega? Già sarebbe un buono sì. Ecco appunto, già sarebbe un buono, capito? Però questo è solamente coloro che vanno lì a fare lo speed test. C'è l'Intel Speed Test che è migliore, infatti lo dimezzo con... No, ci sono appunto delle cose, però se tu hai fibra magari o stai vicino all'armadio e fai lo speed test, allora quelle potrebbero essere delle cose, comunque quella è una media. Vabbè, questo è un dato indicativo su una media che non è... che diciamo la tipologia di misura usata per l'Italia è uguale anche alle altre, quindi tutto quello che è criticabile è qui, è criticabile anche agli altri. Perfetto. Quindi se questo potrebbe essere un valore superiore anche agli altri. Okay. Un dato invece importante è questo qui, vedete, Milano è la prima città, perché? Perché in realtà Milano è stata l'unica che è stata cablata tutta quanta. Da chi è stata cablata Milano con la fibra ottica? Da Metroweb, che è una società privata che si è fatta la sua struttura, ha portato la fibra alle abitazioni, alle aziende, e poi dice, io metto questa struttura. Chi gli vuole fornire la fibra come azienda può usare la mia struttura. Quindi in realtà Milano va più veloce di tutto perché è stata quasi tutta cablata, però a livello sempre privato, e la Telecom, Fastweb, tutti gli operatori possono usare questa infrastruttura, ovviamente pagando metro, e portare i servizi di comunicazione all'utente finale. Andiamo avanti. Questa è sempre su quel sito, ci fa la classifica, ci dà l'Italia al 98esimo posto, però ripeto, questo per esempio se vi andate a vedere il mese prima stavamo un po' più indietro, poi insomma pare perché in relazione agli speed test. Dopo di noi qua c'è Granada, Cipro, Nuova Caledonia, la Bosnia. Andiamo avanti. Prima invece di noi c'è la Namibia, la Grecia, la Repubblica Dominicana, il Ruanda, il Kuwait, insomma questa diciamo è la situazione per il... Quindi questo era semplicemente 5 minuti velocissimo per dare una situazione di quello che è e di quello che non sarà, perché al di là delle promesse a parole,
avete visto che Letta prospettava, il governo Letta prospettava una crescita della banda larga affidandosi sulla Telecom entro il 2017, dando già dei risultati entro il 2014. Quando il 2014 è passato, oltre che diciamo, le offerte commerciali eventualmente della Telecom, dove arriva, perché comunque non arriva a tutti, nemmeno a tutti. Non c'è nessun mutamento nell'infrastruttura, è tutto com'è. Adesso nell'agenda digitale di Renzi, mentre Letta diceva faremo queste cose che era il nulla entro il 2017, adesso il nulla si prospetta entro il 2020. Quindi questa è la situazione. Passo la parola finalmente a Pierluigi che ci spiega il progetto Renetta e poi dopo alla fine insomma di quello che ci vorrà dire, ma ci facciamo insomma una serie di domande per. Ne parliamo insieme, insomma, si fa una carrellata veloce e poi ne parliamo insieme perché credo che sia una cosa importante. Quale slide, ecco? È la presentazione. No, tra l'altro questa cosa è interessante anche quello che diceva Nello, cioè che tipo di collo di bottiglia c'è. Praticamente in Italia c'è un sacco di fibra che però è tutta spenta. Allora, noi abbiamo per esempio tutta la rete del gas che quando passa i tubi del gas ha passato anche la fibra. Abbiamo tutta l'autostrada che è cablata, quindi c'è tutta fibra. Il problema è che gran parte di questa fibra non viene attivata e questo dice, si parla dell'80% della fibra presente, magari corre sotto i nostri piedi, però non è attivata. Una coppia di fibra porta fino a 10 gigabit, quindi ce ne sarebbe un'esagerazione. Il problema secondo me è sempre un problema di lobby, nel senso che i grandi monopolisti delle telecomunicazioni stanno investendo fortemente, come avete visto, nel mobile. Infatti basta semplicemente pensare quanti abbonamenti di mobile abbiamo in famiglia. Quanti abbonamenti per il telefono fisso o la connessione ADSL abbiamo in famiglia e vedete la sproporzione, perché siamo 4 in famiglia, 4 adulti hanno 4 abbonamenti, 4 cellulari, quindi è detto fatto. E quindi hanno investito fortemente nel 4G, e quindi oggi premono per andare verso quel... sì, ti portano perché abbiamo visto come le ADSL oggi, ADSL significa linea asimmetrica innanzitutto. Una linea asimmetrica significa che hai un download che è totalmente diverso dall'upload, che di solito è da 10 a 20 volte inferiore. Ora, capire anche, ora noi siamo utilizzatori normalmente non professionali, no? E quindi non sappiamo qual è come mai c'è questo divario tra download e upload. Infatti quando fate uno speed test prima fa il download e poi fa l'upload. Infatti le simmetriche sono per le aziende, per le aziende, perfetto. Ai privati proprio non è un pianeta che è inarrivabile. Però ve ne rendete conto del divario tra upload e download, perché anche se voi avete un download importante e l'upload è basso, dovete sapere che quando internet non è solamente scaricare dei dati, dei pacchetti dati, ma anche inviare delle richieste, come voi fate normalmente, inviate la richiesta, più veloce è questa richiesta e più veloce è la risposta. Per cui se l'upload è basso, queste richieste si intasano, è come se ci fosse un imbuto dove ci sono tante richieste che magari avete aperto Skype, avete aperto un altro programma, YouTube, eccetera, e tutti vanno a finire queste richieste in un collo di bottiglia che non permette, questo è avere un upload basso. Una linea simmetrica significa che tutte queste richieste hanno una velocità molto 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 maggiore e quindi ci permette anche di non subire la rete ma di essere anche parte attiva della rete.
Io ho la senatrice a pregiare il bottoncino. Tutto fare. Ecco, questa è per quello che diceva Giuseppe, dice quella è la media degli speed test, quest'altra ha, però c'è un anno di distanza, nel 2013, nel terzo trimestre del 2013 questa era la situazione dove l'Italia, come vedete, eccola qua, e quindi non credo che sia migliorata di tantissimo. Questi sono gli State of Internet Report, che è abbastanza attendibile come fonte perché fa delle ricerche abbastanza approfondite, però ripeto, sono tutte quelle cose che ci fanno capire non tanto il quanto, quando, quanto la differenza fra gli altri paesi. Per cui, come sempre ultimi siamo, come pure prima, sempre ultimi siamo. Sì, appunto, i rapporti sono sempre quelli, poi cambia il numeretto, ma il numeretto a noi ci interessa fino a un certo punto, insomma, sostanzialmente. Scusami, ma la fibra ottica che è stata utilizzata fino adesso e che non viene, cioè, che è stata cablata ma non utilizzata, i costi che li ha sostenuti? Lo Stato o le aziende? Di solito tutte le aziende, per esempio, per le autostrade e il pubblico. Poi con il passaggio al privato, naturalmente il privato ha preso anche i benefici che il pubblico gli aveva dato. La rete Telecom, per esempio, era pubblica. Poi a un certo punto sono stati sostenuti dei costi. No, però voi direte, se non viene utilizzato, loro non avranno nessun ricavo da queste infrastrutture. No. Loro personalmente ce l'hanno perché la vendono ad alti costi. Cioè, nel senso, hanno un'infrastruttura importante, che all'infrastruttura voi sapete che è una posizione di forza. Nello, però domande facciamo una delle due, perché sennò poi ci interrompiamo. Ma comunque sì, non è una presentazione classica, quindi anche se avete qualcosa che non riuscite a tenere. Non parlo più. Sì. Quindi le farà tutte quante lui. No. Sostanzialmente poi un conto è averla che passa vicino casa, e infatti l'abbiamo visto prima, no? Il cabinet è proprio la centrale di quartiere, che può essere più o meno lontana, anzi ci sono, vi dico questo, ma probabilmente a Napoli è lo stesso, a Roma ci sono interi quartieri, centro compreso, qualcuno di voi lo sa, ci sono interi quartieri che sono ancora in digital divide. E stanno lottando per farsi portare una DSL che ha delle cose, infatti quando gli portano la DSL potenziano un attimo la centrale, ma chi è a un chilometro dalla centrale già non ha più quel vantaggio che magari gli altri hanno. E c'è un dato importante, perché noi abbiamo quell'infrastruttura dell'ultimo, il famoso ultimo miglio, l'avete sentito parlare, c'è stata la liberalizzazione dell'ultimo miglio 2006, legge Bersani, che però allo stato delle cose non è mai stata attuata, nel senso che voi potete cambiare operatore, ma il problema è che la rete è sempre di Telecom e gli altri operatori pagano Telecom per mantenere questa. Ma per uscire si pagano comunque soldi, cioè, come? Per uscire da un operatore comunque si pagano. No, a prescindere, ora io non voglio entrare in questo, però già il fatto che tu possa cambiare operatore significa, sì, doveva significare che chi entrava nell'ultimo miglio doveva sostenere anche i costi di manutenzione, rinnovare l'infrastruttura, invece ovviamente è molto oneroso. E allora cosa hanno deciso di fare tutti gli operatori? Hanno fatto cartello e hanno detto io continuo a pagare Telecom, l'affitto glielo continuo a pagare in maniera tale che così mi sgravo di ogni problematica relativa all'ultimo miglio, cioè l'ultimo miglio, quello che arriva dal gabinetto di quartiere, quindi dalla centrale di quartiere fino a casa nostra. Ora, per capire un'altra cosa bisogna pensare a che il filo di rame, il doppino, ha una vita media di 7 anni, poi il rame comincia a degradarsi, e quindi quanti di voi hanno cambiato il doppino di rame nelle vostre case? Nessuno, mai. Quindi ci sono 30-40 anni di doppini che attualmente sono talmente degradati che sono tenuti insieme solamente dal rivestimento in plastica, e questo naturalmente fa capire perché quelle distanze dalla centrale più si aumentano e più praticamente arriva in fondo, che dalla fibra si passa a una DSL anche quasi quasi abbastanza scadente, no?
Allora il problema sostanziale è proprio quest'ultimo miglio. Però ovviamente se ci fosse una vera liberalizzazione tu avresti accesso a quella centrale di quartiere dove arriva la fibra, tutti potrebbero avere accesso, invece c'è solamente il monopolio di Telecom Italia. Poi ci sono altri che stendono la propria rete e con difficoltà enormi, eccetera. Quindi Fastweb è l'alternativa che ha deciso di puntare infatti sulla fibra, e addirittura ci sono qualche palazzo che ha la fibra invece che nella centrale di quartiere arriva proprio in casa, nell'abitazione, ma è lo 0,0001, insomma. Quindi l'unico caso è soltanto Metroweb con Milano? Sì, Metroweb, che comunque poi mi sembra di ricordare che c'era Fastweb che poi è stata inglobata, no, ora non mi ricordo come fu la faccenda, comunque c'era una cosa. Qua a Napoli comunque è la zona di Aponte di Tappia, c'è qualcuno che io ho visto per esempio uno speed test di 98 metri. No, vuol dire che hanno accesso alla fibra, certo. Perché è il palazzo che hanno accesso alla fibra, sicuramente. Il problema anche lì è comunque una linea simmetrica, quindi se 98 è il download ci sarà 10 volte meno l'upload. E quindi quella velocità non è reale, ma è una velocità apparente, perché poi non essendo bilanciata questa cosa viene rallentata fortemente dall'upload basso. E queste vabbè sono le statistiche. Noi allora siamo indietro perché solo il 4% delle aziende vende servizi tramite internet, il 34% delle famiglie italiane non utilizza internet, però è un gatto che si morde la coda. Se io non do uno strumento utile, è come se io mettessi in un pezzo di legno mille viti e con un cacciavite a mano, e quando finisco io? Se invece do un abitatore professionale, molto probabilmente la cosa è più semplice e veloce. È la stessa cosa dello strumento. Lo strumento, cioè la linea internet, è uno strumento che ci consente di fare delle cose. Se io non ho uno strumento adeguatamente potente, utile e che può sostenere dei carichi di lavoro, è inutile che ce l'abbia. Cioè non mi interessa internet per vedere o leggere qualche cosa, mi interessa internet per lavorare. Infatti ci sono delle statistiche di Confindustria Digitale che dice che una digitalizzazione di un territorio porta un aumento dell'1,5% di ricchezza all'anno per 10 anni, e oggi come oggi noi avremmo una necessità impressionante di avere degli strumenti utili, perché poi i servizi si creano proprio con degli strumenti che hanno. Pensate solamente a un videomaker, uno che fa documentari, un giornalista, realizza un servizio e poi lo deve mandare in redazione. Se io ho la mia DSL che ha uno 0,5 di upload, mega di upload, io premo il bottone e spero che domattina il servizio mi sia passato. Infatti tra i nostri clienti ci sono soci clienti, c'è una televisione, una piccola televisione privata che ovviamente ha delle necessità redazionali impellenti, perché naturalmente deve fare i telegiornali, deve fare le cose, e ha una semplice DSL nel centro di Roma, a San Giovanni. Nel centro di Roma ha una semplice DSL e anche molto precaria. Quindi questo significa che non si investe semplicemente perché non c'è la volontà di investire. Nel 98 ci fu il progetto Socrate di Telecom Italia, prima della privatizzazione di Telecom, dove si doveva portare la fibra direttamente nei palazzi. Infatti noi abbiamo trovato ancora dei palazzi che hanno dei cavi dotti interessantissimi, perché sapete benissimo che quando devi passare dei cavi in un condominio è il delirio completo. Invece quei palazzi erano stati predisposti da Telecom, a spese di Telecom, per accogliere la fibra. E infatti molti hanno ancora la fibra, che ormai non è più utilizzabile, ma è comunque un reperto storico interessante. Vabbè, molto della fibra di Socrate è stata acquisita da Fastweb.
con la parte finale, sì. Certo, quella che aveva, era riuscita a fare sicuramente sì, infatti questa fu una cosa interessante che fu bloccata, e infatti, anzi fu svenduta a parte, questa è la realtà. E infatti un'altra volta il pubblico che dà un regalo al privato. Ora il problema sostanzialmente è che se io penso come essere come individuo, lì ci massacrano, perché comunque non avevo mai voce in capitolo, e quindi noi dobbiamo cambiare, e la cosa carina in inglese è che se io sostituisco e inverto le due cose, la M diventa una W, e quindi a quel punto io ho la soluzione, che basta capovolgere o cambiare la prospettiva, e io ho la soluzione di questa cosa. E infatti noi stiamo facendo qualcosa dove è la stessa comunità che si organizza per la gestione di un bene collettivo. Allora, noi consideriamo internet prima di tutto come un bene comune, come un bene collettivo, come un commons, come l'acqua, come qualsiasi altra cosa della collettività. Perché questo? Perché oggi il diritto all'informazione è una cosa importantissima. L'accesso ad avere dei dati in rete e poter lavorare in maniera sana, non scompensata dal fatto che io posso ricevere in maniera veloce e non posso mandare dei contenuti, perché questa linea asimmetrica non è molto democratica, nel senso che io posso fare delle cose ma non ne posso fare altre, e questa è già una metodologia che non mi piace. Oltre, ovviamente, essendo un bene comune, un bene collettivo, è una no profit utility, e quindi diciamo crea dei posti di lavoro. Oltre a questo, gli utili che fa nella sua attività sono direzionati in queste tre linee: il potenziamento della rete, l'abbassamento dei costi, più siamo e meno paghiamo, e il sostegno economico a progetti di alto valore sociale per la collettività. Naturalmente questo noi lavoriamo, chiamiamo nuvole, e queste nuvole sono quelle che producono utili. Per esempio, se ci sarà a Napoli, io spero di sì quanto prima, si sta lavorando proprio per questo, Napoli avrà un codice di fatturazione a parte, sempre di Noinet, e Noinet aprirà un'unità operativa a Napoli. Il codice di fatturazione ci permette di vedere il fatturato e di gestire i costi, di ripartire i costi generali e particolari in maniera tale che poi vediamo quanto utile è risultato da Napoli e crea posti di lavoro. Diciamo che la soglia per partire sono necessarie 100 persone, 100 soci con i quali sostenere le prime spese iniziali per creare proprio l'infrastruttura di rete minima, quindi parlo di spese che comunque ci sono, concessioni governative, spillaggio di banda, costi una tantum proprio per prendere la banda, eccetera. Dopo i progetti sociali, tipo a Roma, per esempio, quali sono? Allora, c'è una cosa interessante, per esempio, con il municipio, il decimo municipio di Roma, che è Roma, che è Ostia praticamente, che ci ha dato il patrocinio e anche la possibilità di mettere delle antenne, perché noi utilizziamo il wifi. Il wifi ovviamente ha un costo praticamente irrisorio, perché costa, vedete quanto costa passare un metro di fibra e quanto costa mandare un segnale radio. Ecco, qui avete la dimensione del rapporto, quindi il rapporto è uno a mille, insomma, sostanzialmente. Ma 100 soci che costi devono installare 100 antenne? Devono installare 100 antenne. Devono vedersi... Allora, questo ci arriviamo dopo, non è proprio... Allora, ci sono dei limiti, ovviamente, però questi limiti sono tutti aggirabili. Tecnicamente si può fare tutto. Magari sarà un problema di tempo, però, perché non sarà libera. Immediato, ma sì, sicuramente si fa. Banda libera. Come? Banda libera. Sono bande assolutamente libere e non licenziate, che sono il 5 giga e il 6.2.4. Sono già altro. Come? No, ci sono. Sì. C'è spazio. Se si lavora bene c'è spazio. Allora, questa è una
come lavoriamo, soltanto per farvi capire come si lavora. Quella è una rete centralizzata, una rete a stella. Praticamente quasi tutti gli operatori Wi-Fi lavorano, i piccoli WISP, Wi-Fi Internet Service Provider, lavorano in questa maniera. Prendono dei tralicci, parlo di Eolo, che magari è una delle più grosse, lavora in questa maniera, dei punti dove c'è linea e le antenne Wi-Fi che puntano tutte a quella cosa. Il risultato è che, naturalmente, se io lo faccio per profitto, tenderò a metterci un sacco di gente che poi ovviamente mi satura il canale, per cui ho un risultato pressoché scadente. Questa invece è una rete decentralizzata che è tipica della rete Telecom. Queste sono le centrali di quartiere, dal quartiere si riparte ovviamente tutti i collegamenti col doppio di rame, questa è tipica. Questa qui invece è quella che attuiamo noi. Questa è una rete magliata, che può essere mesh o no, quindi più che altro è una rete distribuita. Distribuita perché? Perché i carichi, come vedete, non gravano tutti su dei punti, dei nodi particolari, ma sono dislocati. Praticamente ogni nodo è riceve e ritrasmette il segnale. Per cui questo, naturalmente, fatto, questa sarebbe una vera e propria rete mesh, una rete magliata, dove ogni nodo riceve e ritrasmette. Noi utilizziamo, questa si potrà fare esclusivamente nel momento in cui c'è una popolazione piuttosto numerosa di nodi all'interno di un territorio, e quindi questo permetterà di fare quel tipo di rete. Noi attualmente facciamo una rete distribuita dove c'è un backbone, quindi una dorsale, con delle diramazioni assolutamente abbastanza equilibrate e ben distribuite. Questa è la rappresentazione ovviamente della rete. Le antenne sono messe su... tenete presente che costruire una rete è un fatto esclusivamente immobiliare. Telecom è venuta nelle nostre case attraverso il doppino di rame. Io ti vendo un servizio, ma tu mi fai entrare in casa tua. Questo è il concetto. Ovviamente noi metteremo invece che il filo di rame, e noi portiamo un segnale Wi-Fi, un segnale radio. Questi segnali radio però hanno una particolarità, perché sono interconnessi fra di loro. E questa è un'altra particolarità di NoiNet, perché fa due reti. Quella rossa è una grande rete intranet comunitaria, una grande LAN, dove le velocità all'interno di quella rete viaggiano dai 50 ai 100 megabit in media, quindi molto elevata. E lì non si paga niente a nessuno, perché quella è una rete nostra e è banda che noi costruiamo, così, per il solo fatto di essere collegati fra di noi. Una rete abbastanza diffusa sul territorio permette di creare un sacco di servizi, perché se voi pensate che se telefonate al vostro vicino tramite Skype, andate su internet, quindi sulla rete mondiale, andate nei server di Skype, che sono dislocati un po' per il mondo, ma in gran parte per l'Europa, sono sull'est Europa, e poi ritornano a casa del vicino, quei pochi metri praticamente devono fare un sacco di strada. Allora, in questa maniera invece, voce e dati praticamente hanno una velocità molto elevata e fanno pochissima strada, perché è veramente una rete interna. Anche per esempio altri servizi che sono lo streaming di eventi, anche perché so magari delle attività che non hanno bisogno di essere viste da fuori, ma prettamente locali, prettamente cittadine, non possono utilizzare dei siti che si vedono solamente all'interno di questa rete, di questa rete comunitaria. L'altra cosa è che poi questa rete comunitaria viene agganciata ad internet. Nell'immagine di prima, puoi tornare un attimo. Ecco, la connessione verso internet con che cosa viene effettuata? In fibra.
in fibra. Noi arriviamo, siccome abbiamo tutte le autorizzazioni, andiamo alla dorsale o nei data center che naturalmente ci permettono di prendere la qualità di fibra e portarla all'interno di questa rete. Ok, ma a quale provider ci colleghiamo per la connessione? Come? A quale provider ci colleghiamo per la connessione? Qualsiasi provider che comunque vende all'ingrosso banda. Capito? Quindi può essere sia il data center, per esempio ci sono Interroute che è uno dei più grandi. Noi di solito scegliamo quelli più vicini a quello che ci interessa a noi. Può essere anche un rivenditore che è poco conosciuto, perché ci sono i carrier di banda che fanno questo tipo di attività, oltre anche alle altre, anche Tiscali per Fastweb vende banda in quantità all'ingrosso a ovviamente chi riesce a utilizzarla, e i costi non sono ovviamente questi. Ci deve essere tra un... Noi per esempio abbiamo portato tra un nodo e l'altro, sì, tra un nodo e l'altro, no, più che altro noi abbiamo portato da Roma Est fino a Cerveteri da Dispoli, quindi sono parecchi decine di chilometri, la fibra da Roma l'abbiamo portata sul litorale. Quanto vuoi? No, abbiamo fatto dei salti, ci sono degli open che abbiamo fatto ovviamente, però comunque con tre open siamo arrivati tranquillamente nel litorale. Le antenne arrivano fino a 10-15 km? No, molto di più. Noi abbiamo dei link che sono quasi 30 km. Sì, però scusate, come visto questa maglia, questa rete di maglia, siccome noi siamo in bande libere, non licenziate. Ma se c'è qualcun altro che si intromette sulla banda, no. Casa il segnale? No. Sì, figli. No, io sono parte del Sicilia Telecom, non so se le conosco. Come? Sicilia Telecom. No, non la conosco. Ah, vabbè, come si interessa voi di questo? Perché sappiamo che sulle bande libere non licenziate. Bande libere. Noi utilizziamo solo bande libere e open source. Software open source. Quindi le nostre filosofie è... La differenza era questa, perché non essendo una banda libera, se un'altra persona si taglia trasversalmente, la stessa banda che ha il segnale. No, c'è il rumore che noi ovviamente vediamo la qualità del segnale, scegliamo quel tipo, perché lei sa che nel 5 GHz ci sono varie ovviamente opzioni. 2.4 fin quando non arriviamo là. E noi quelle utilizziamo. Però utilizzandole bene vi assicuro che ci sono dei risultati piuttosto interessanti. C'è la risonanza della maglia che ti garantisce ancora questo risorso. Anche, però anche la qualità del segnale che noi cerchiamo ovviamente che ci sia il meno rumore possibile, ma vi assicuro che entro Roma ci sarà del rumore, però troviamo sempre il modo per attivare un canale che sia del canale di qualità diciamo superiore. Scusami, poi nel caso c'era... No, volevo solo chiedere sempre a proposito il fatto, nel caso di salti, vengono usate delle parabole con link diretti? Allora, 5 GHz noi lo utilizziamo per fare di solito la dorsale. No, dicevo, a parte questo, nel caso ci sia tra un quartiere e l'altro c'è un parco, per esempio. Cerchiamo di evitare i parchi, perché comunque o ci passiamo sopra, ma se ci passiamo in mezzo il segnale wifi nel fogliame ovviamente decade. Quindi dico, non vengono utilizzati dei collegamenti, i link parabolici diretti? Vengono utilizzati dei link parabolici diretti, perfetto. Le paraboline sono paraboline che vanno da 40 cm fino a 60 cm, proprio un metro, 90 cm, al metro non ci arriviamo. Le emissioni elettromagnetiche di queste antenne sono praticamente vanno da 100 milliwatt a 1 watt. Le più potenti sono quelle di 1 watt, che noi per esempio non utilizziamo ancora, sono quelle per... Però non sono quelle che preoccupano, perché quelle poi sono direzionali, quindi sono abbastanza... Comunque, il lobo di emissione è abbastanza ristretto. Quelle altre sono 100... quelle lì vanno da 100 milliwatt, un decimo di watt, a 600 milliwatt, è la media delle nostre antenne. E vabbè, quello l'abbiamo noi. Il discorso lungo. No, è un discorso semplicissimo, perché questo qui che noi portiamo in tasca ha una potenza da 1,5 a 2 watt nel momento in cui cerca la cella. E quindi i 100 milliwatt, che sono il tipo di router di casa e anche l'antenna che noi mettiamo sul tetto, sono da 15 a 20 volte inferiore a questo aggeggio che noi portiamo, ahimè, come vedete, vicino ai gioielli di famiglia, quindi
Facciamo bene. Rendono sterili comunque. Eh? Rendono comunque sterili. Io ho uno di qua, uno di là e quindi sono a posto, ho già dato. Certo, come lo dici. Prodotto. No, per rispettare, qual è l'investimento economico che si chiede ai primi 100 soci? Aspetta. Invece volevo allora, io mi sono anche documentato un po' su internet e ho visto effettivamente hanno bassa potenza queste. Sì. Poi sono rigidamente normate dalla legge europea. Essere normali tante volte anche quello non significa niente, perché normali tante volte comunque portano problemi alla salute. No, ma aspetta, però, aspetta. Rigidamente normate e con quelle potenze non sono biologicamente invasive. Ora che non facciano niente non lo so, non lo posso dire, però sicuramente per un principio di precauzione io preferisco quelle potenze lì che sono 10 o 20 poi, volte inferiori a questo. In casa si installa un'antenna, come ci si arriva fisicamente in casa? Con un cavo Ethernet. Uno, poi altre domande che volevo fare, no? Però aspetta, queste qui tecniche le facciamo tutte in fondo. Invece non è una tecnica questa qua. Siccome per chi si informa un po', sa benissimo che quando si parte con queste cose, quando si diventa grandi, lo Stato, comunque i servizi, cioè, mettono mano, o comunque cercano di mettere mano sui dati delle persone. Voi che comunque mi proponete anche come gestore, i dati dei soci, tra virgolette o no, questo non lo so, che fine fanno? Come vengono gestiti? Perché sembra una domanda fessa. No, è una domanda, è una domanda molto intelligente invece. Vabbè, poi qualche altra domanda me la sono dimenticata. È una domanda che vediamo insieme dopo, perché si parla di net neutrality. È una cosa importantissima, è una cosa molto a rischio da là. Comunque, ritornando a ora lo vediamo dopo. Ritornando a Noinet come si finanzia? Perché Noinet siamo noi, cioè i soci diventano gli stessi abbonati e tutti facciamo parte della cooperativa. Quindi se non funziona ci dobbiamo guardare allo specchio, dice Noinet non funziona, e ti guardi allo specchio e dici perché non funziona? Perché sei te Noinet, quindi cerchiamo di farlo funzionare insieme eventualmente. Il concetto è banale ma va rimarcato, cioè non c'è una controparte, chiaro? Cioè non c'è un gestore, non c'è un monopolista, non c'è, quindi le politiche le gestiamo noi. Poi per esempio anche nel caso aspetta, però due parole fammele dire anche. Cioè capisco la voglia di. Perché non è proprio una banda? Come? Perché non è proprio una banda? Come non compra la banda? Compra la banda. Perché banda? Abbiamo detto 4 e 5 non. No, lo so, quella. Sono le frequenze dove noi passiamo per fare la si potrebbe anche comprare e ce li dai tu i soldi no, se ce li dai tu però non è tua è della comunità poi no, perché poi il problema si pone perché no, non si pone almeno fino a che ci sono le frequenze libere non si pone, quindi i problemi noi siamo abituati ad affrontarli quando si presentano. Ad oggi abbiamo le frequenze libere su cui costruire delle reti, noi lo facciamo. Se non lo sfruttiamo siamo dei fessi. Se ci poniamo invece il limite, ma che succederà dopo, allora vuol dire che non abbiamo capito niente. Passo dopo passo, i problemi non ci sono e se ci sono si affrontano nel momento in cui vengono fuori. Questa è una logica che ci ha fatto sempre stare ognuno per conto suo. Dice, ma chi me lo fa fare di mettersi insieme a fare delle cose per la comunità? No, io la comunità, ma figurati, io penso per me. Ma in questo momento o cambiamo mentalità o invece ci caliamo le braghe e siamo carne da macello, come invece, ahimè, stiamo in questo momento. Quindi si finanzia esclusivamente con le quote sociali. Saluti a Antonio Lamanna. Ci finanziamo esclusivamente con le quote sociali. Le quote sociali ammontano a 200 euro e sono come un fondo cauzionale, nel senso che voi entrate in una cooperativa, date i soldi per la quota, quando uscite dalla cooperativa
questi soldi mi vengono restituiti. Allora, prendendolo come un fondo cauzionale, quei 200 euro a noi, noi Net, li utilizza per prendere e comprare l'infrastruttura, creare l'infrastruttura, le antenne e poco altro. I costi invece della struttura vengono sostenuti dagli abbonamenti. Quindi gli abbonamenti quanto sono? Sono 20 euro al mese o 18 euro e 2 check. Gli check non so se li conoscete, ma sono nati qua a Napoli. Tra l'altro sono una modalità intelligentissima, geniale per affrontare, bravo, bravissimo. La mostri, poi la realtà. Capito? La mostri e poi la realtà. Eccolo qua lo scelto. Questa è una percentuale, infatti noi abbiamo detto 18 euro e 2 check. I check sono cartacei ed elettronici, non costano, non sono gravati di debito come la moneta ufficiale. Oggi c'è una richiesta di referendum, no, sull'euro. Falsificabili? Eh? Sono falsificabili. A noi non ci interessa in questo momento, perché? Perché se io dovessi falsificare questi, dovrei falsificare anche gli 80% di euro che ci sono, quindi probabilmente mi conviene, se fossi un falsario, mi conviene lavorare sugli euro e non certamente su questi. Questa è proprio la solidarietà che circola all'interno di una comunità, grazie al prestito. È un governo domato. No, no, quello è come il cent di Paperone, il primo cent di Paperone è porta fortuna, per cui se lo tenga caro, tutti gli altri li può utilizzare, quello no. Ho capito perché lo vuoi. Ha ragione, sono d'accordo con lei. E quindi praticamente il costo è come quello di una ADSL normale sostanzialmente, 20 euro, 18 euro e 2 check. L'obiettivo è quello, come avete visto nella filosofia, con gli utili si può decidere di diminuire anche i costi di abbonamento. Quando saremo più grandi e numerosi, probabilmente possiamo dire anche 18 euro e 2 check sono tanti, cominciamo a scendere, facciamo 16 euro e 4 check, così via via fino a diventare, che so, 100% check. No? Con un abbonamento che cosa siamo? Una banda minima garantita, ed è possibile avere anche una telefonia VoIP? Allora, dunque, innanzitutto noi ancora il VoIP non lo diamo, però cosa possiamo dare? Una cosa che è molto interessante, come dicevo prima, noi ribaltiamo il concetto del fino a, no, se vedete bene l'offerta dei monopolisti è fino a 20 mega, che poi fate lo speed test e dice col cavolo che sono fino a, io ho 6 mega, parlo di me che ancora non sono, nonostante sia un socio fondatore di Noinet, non sono ancora collegato a Noinet, per poco, perché ci stiamo arrivando, infatti l'altra settimana abbiamo attivato un nodo nel mio quartiere a cui io mi aggancerò. Quindi, però è come il calzolaio che va con le scarpe rotte, purtroppo è così. Però io ho una linea Tisca di 20 mega e costantemente il mio speed test è 6 mega di download e 0,3-0,5 quando mi va bene di upload. Allora, il fino a noi l'abbiamo cancellato e diamo un best effort, che in linguaggio tecnico significa uno standard qualitativo, che non significa minimo garantito, perché il minimo garantito dei monopolisti è 0,20 k, no? Quindi sono proprio delle cose irrilevanti. Il best effort è di 10 mega simmetrici, 10 mega simmetrici. Come Se si va sotto questo standard, noi non colleghiamo il socio, semplice. Qua, questo qui è quel nodo vicino a casa mia che mi permetterà di, come vedete non sono i 10 mega simmetrici, ma in questo caso sono 40 mega simmetrici. Allora, questa è la media con cui viaggia la rete di Roma. La nostra rete viaggia a questa velocità.
ma la LAN è la LAN di Noinet o è il collegamento è l'uscita verso internet? No, questa qui non è la LAN sarebbe molto più elevata. Questa qui invece è l'uscita su internet, infatti c'è lo speed test, quello speed test che è lo stesso speed test di Ocla che naturalmente avete visto prima per le statistiche. Questo ha una velocità in download di 42 mega e una velocità in upload di 35 mega. Il costo per il socio che ha questo nodo sono sempre 18 euro per share. Questo è quello che noi possiamo dare, quindi siamo già oltre la banda ultralarga. Che c'entra il socio che mette 200 euro e gli altri soci che invece... No, tutti i soci devono per entrare nella cooperativa devono mettere 200 euro. Vuoi entrare in Noinet, mi dispiace, ma l'unico obolo che ti chiediamo sono i 200 euro che finanziano tutte le attrezzature per poter fare questo tipo di lavoro qua. Ora però se Vilma va avanti, voi vedete che quella qualità di ADSL, quella di Noinet è pari a una linea simmetrica che si chiama SHDSL, che è quella che dicevi si danno solamente alle aziende. Questi sono i prezzi di una linea simmetrica che come vedete sono 8 megabit, 6 megabit. Quindi molto ma molto inferiore a quella che noi attualmente diamo a Roma. E naturalmente avete visto che sono 700 euro i costi, giusto? Quindi 18 euro e 2 check, 40 megabit, che non possono scendere mai sotto i 10, simmetrici, a 18 euro e 2 check. Allora, la sfida profonda è quella della liberalizzazione dell'ultimo miglio. Oggi noi non la possiamo fare per i motivi che si diceva prima, non abbiamo accesso alla fibra che arriva sul quartiere, perché se no altrimenti l'obiettivo di Noinet sarebbe i doppini di rame sono praticamente inutilizzabili, allora noi l'ultimo miglio lo facciamo tramite Wi-Fi. Questa noi stiamo infatti con l'antenna sul tetto, con i cavi dati che entrano in casa, noi stiamo facendo anche un'operazione immobiliare perché cambiamo il palazzo e quindi diamo anche valore aggiunto se vogliamo, perché sapete quanto costa cambiare un palazzo, no? Noi a 200 euro per socio facciamo anche questo. Quindi la vera liberalizzazione dell'ultimo miglio. La banda larga simmetrica che aiuti la digitalizzazione di un territorio. Perché? Perché la digitalizzazione di un territorio, quando noi cominciamo a popolare di antenne Noinet una zona, un quartiere, noi siamo in grado anche di poter effettuare la connessione in mobilità. Questa è una cosa interessante, ovvero sia non solo con l'abbonamento di casa io esco e mi collego al segnale Noinet ovunque esso sia, in qualunque parte sia, come wifi normale, con il tablet, con lo smartphone, con il notebook, la parte qualsiasi cosa di eventuali altri scheda 4G, 3G eccetera. Volendosi, perché? Perché se io mi collego con lo smartphone mi collego alla linea wifi, io posso telefonare con l'operatore VoIP che dicevi prima. Con l'operatore VoIP io ho dei costi totalmente più bassi. Ci sono c'è un free dial VoIP, per esempio è un gestore VoIP. Gestore VoIP che ti appoggia a te. Cosa? Un gestore VoIP che appoggia a Tiscali che praticamente il telefono è aperto. Noi lo utilizziamo. Ovviamente non è compreso nella linea internet. Questo perché? Perché noi non siamo in grado, forse lo saremo quando cresceremo anche di numero e anche di tecnici,
perché allora voi capite, dovete capire una cosa, noi Net è nata da un sogno ed è un miracolo che oggi sia qui dopo che questo sogno è stato concepito a dire che oggi ci sono 200 nodi attivi a Roma, Roma e litorale romana. Fare una rete di telecomunicazioni layer 3 come facciamo noi è una cosa che attualmente non esiste. Cioè, se voi dite in giro c'è una rete a qualsiasi livello, esiste un prototipo, ma non è come la nostra, nel senso ci sono delle ci sono a Torino c'è per esempio Linux, la rete di Linux, c'è la rete Neco che è in Basilicata, sono però delle cose che assomigliano di più a delle cose in associazione, cioè noi ci riuniamo in associazione e ci colleghiamo e facciamo un gruppo di acquisto di banda, però è diverso dal dire faccio una rete di telecomunicazioni, anche come gestione è molto diverso. Qualcuno che sarà costruita ad hoc. Perfetto, noi ce la siamo costruita ad hoc con l'intenzione di arrivare a crescere a tal punto da diventare un operatore di telecomunicazioni vero e proprio. Infatti l'associazione non ha obblighi fiscali e ha la vita semplificata perché naturalmente c'è il lavoro volontario, c'è tutta una serie di cose che ovviamente noi o torto collo dobbiamo fare come lavoro volontario, perché i conti, se voi li fate, sono semplicissimi: 200 nodi a 200 euro cada uno su 40.000 euro. Noi con 40.000 euro abbiamo costruito una rete che attualmente viaggia a quella velocità lì. Mi coglioni, disse quello, scusate se è poco, abbiamo dimostrato che però non servono i milioni, i decine, i centinaia di milioni o i miliardi destinati che non daranno mai alla banda larga perché non gli conviene, ma volendo questa tecnologia che non è conosciuta, ma vi assicuro che è altamente affidabile, visto e considerato che il Wi-Fi è nato, cioè praticamente è maturato dagli anni 80 in poi, tecnologicamente è molto molto avanzato, tra l'altro con una tecnologia open source, quindi anche questa cosa non è da poco, e quindi ci consente di poter fare delle cose in maniera veramente professionale. Scusami. L'antennina arriva sul tetto del condominiale. Oh yes. No? Ad ogni antenna può essere collegato un solo utente del rame? No. Fino a che numero? No, perché è tutto noi il rame o il capo Ethernet. Sì, capo Ethernet il rame. Sì, però se non ti dici rame io penso tutt'ino. No, no, no. No, sì. Capo Ethernet, sì. Capo dati. L'antenna è un'antenna centralizzata, per esempio. È un'antenna centralizzata che permette la connessione multipla, ovvero sia più cavi dati che arrivano un capo dati che arriva a ciascun appartamento. C'è uno switch, che, ovviamente sì. Cerchiamo per dare il massimo, per non caricare, sovraccaricare un nodo, di non caricare più di 10 utenti per ogni 10 nodo. 10 utenti. Vodafone già ha iniziato a vendere un prodotto a 10 mega, sì. Revolution si chiama, sì. Che insomma simmetrici fino a 12, non credo, non so. Nemmeno io. È cominciato. No, sicuramente sì, però impariamo. Spazi, impariamo a andare dentro le notizie. Cioè, scusami, non era la domanda non era finita. Ah. No, perché vabbè, quindi ci sono 10 utenti. Che utilizzano lo per ogni antenna, se, per, okay. Per ogni antenna che è destinata alla diffusione. Domanda molto, molto pratica e concreta. Pagano ugualmente abbonamento, ognuno di loro abbonamento di 20 euro. Allora, c'è un'offerta per i condomini digitali dove questa antenna centralizzata facciamo intervenire come socio il condominio che ha personalità giuridica. E per gli appartamenti, da 4 appartamenti a 9 appartamenti, il costo di abbonamento mensile sono 95 euro che ci paga il condominio. 95 euro naturalmente sono più penalizzati se è 4, e a 9 è quasi 10 euro.
E quindi diciamo che sono proprio... Perché questa operazione devo lasciare? Per fare soci. No, dico, siccome la devo una, se fosse uno, dici, cosa cambia? A te cambia perché ti arriva il decimo della potenzialità. Certo. No, sto dicendo che se l'antenna è una che può fare una sola persona, un abbonamento, certo. E poi lo divide con quel senso di benessere. Ma il senso di comunità dov'è? Il senso di comunità dov'è? Cioè io lo posso anche fare, posso anche condividerlo con gli altri, ma penalizzo la comunità. Cioè nel senso, se io faccio se ti do un prodotto che ti costa poco e altamente qualitativo, qualitativamente è molto elevato, ha un costo molto basso, che mi vuoi fregare? No, è appunto. Ma stiamo parlando di migliaia e migliaia di unità. E noi parliamo di migliaia e migliaia di soci. Ti ho detto che il condominio può intervenire a nome di tutti i condomini come soci. Cioè, quindi paga una quota sociale. Un personalmente, scusate, ma c'è un'operazione commerciale. Sta cosa. È un'operazione commerciale. È commerciale, però molto a favore del. Di chi? Non ha capito l'offerta, mi sa. Tutto a favore del utente, no? Paga una sola quota il condominio. Il condominio paga una sola quota di 95 euro. Per 9 fai 9 invece di 180, invece di 180 paga 95 euro, quindi è quasi la metà. La metà. Perciò vanno di fiera a testa, no, è un'operazione commerciale ma intelligente, non è un'operazione commerciale a strozzare la gente, insomma, invece siamo abituati. Questo è perché siamo abituati noi, dice dov'è la fregatura? La domanda è buon genere. Noi Net fa anche pubblicità sulla rete. Noi Net fa pubblicità? Cioè in che senso? In questa rete passa anche pubblicità? No. Che normalmente non abbiamo cercato spacciatori. No, giusto, no, no. Ma per filosofia cerchiamo che questa cosa sia effettivamente della comunità, non è forma ma è sostanza. Allora, di un canale comunicativo? No, un canale comunicativo sì, ma quello sarà a pagamento, eventualmente se io volessi usare la rete interna per vendere dei servizi, io vendo i miei servizi e pago la comunità per quello che naturalmente è il disturbo. Quindi la comunità avrà dei vantaggi. Appunto, noi Net, essendo una cooperativa di soci che sono anche abbonati, avrà un tornaconto. Un ritorno anche utile, no? E allora quell'utile però va sempre in quelle tre direttive: potenziamento della rete, abbassamento dei costi. Quindi non è escluso la possibilità che in futuro questo canale potrebbe essere. Quando siamo in tanti, allora vi dico una cosa: più siamo, cioè più se raggiungiamo, che so, velocemente qualche migliaio di soci, diventa una rete talmente appetibile che la banda probabilmente, non dico te la tirano dietro, ma quasi, perché infatti più ne compri meno la paghi. Molti, quando gli ho detto che qualcuno sta disegnando per personalizzare, è proprio questo, cioè loro mirano a occupare l'etere per poi vendere un prodotto, certo. E fare soldi. Però se un operatore esterno volesse vendere dei servizi all'interno della nostra rete, è come deve pagare un ticket d'ingresso come un'autostrada, no? È un'infrastruttura di rete. Se io utilizzo questa infrastruttura, è aperta a tutti, però se non sei socio, paghi, e paghi la comunità, non paghi il privato. E questa è la logica interessante. C'è un'altra offerta che naturalmente è penalizzante se sei 10 e ovviamente se sei 20 arriva fino a naturalmente poi non ti si può dare gratis se sei un condominio numeroso, ma un minimo di 10 euro per l'abbonamento. Si abbattono ancora di più, ma il potenziamento è più basso, o no? Come? La potenza è più bassa? No. La qualità rimane invariata. In un territorio come Napoli, dove non ci sono ancora soci, le quote come vengono raccolte? Cioè si fanno prima delle sottoscrizioni? Allora, quando arriviamo a 100 metri. Perfetto. Prima si prendono le adesioni,
diciamo, naturalmente devono essere adesioni, che se io dico sì non è che poi ci ripenso, se io dico sì è sì e sono disposto a dare i miei 200 euro. È un impegno morale che noi, che attraverso chi sarà nella zona a catalizzare l'interesse, a portare avanti noi net, si impegnerà nei confronti delle persone a dire: oh, mi raccomando, appena siamo in 100 prendi il portafoglio e dai 200 euro. Questo... Hai fatto mai una misura strumentale delle emissioni? Quegli apparecchi non possono uscire dalla fabbrica se poi ci sono i data sheet degli apparecchi. Che stanno sulla rete, cioè esistono i circuiti? No, non ci interessa nemmeno, visto e considerato che hanno una potenza. Allora, solamente di consumo elettrico la nostra antenna da 600 mW a 6 watt di consumo. Io ho capito, però voglio dire... Cioè, quindi si parla di cose che il frigorifero ha una potenza, o l'asciugacapelli sono 2 watt che naturalmente io me li sparo in testa. Diciamo che in casa abbiamo un dinamico delle comene sicuramente più... Io ho parlato ho fatto una conferenza una volta con una società che è specializzata nella rilevazione, poi ci sono anche dei dati che ci sono sull'inquinamento elettromagnetico del wifi. Ecco, questo è infatti... che assolutamente diciamo scioglie ogni qualsiasi dubbio che uno possa avere. Tra l'altro il router di casa che noi abbiamo in casa, il router wifi, prima di tutto io posso decidere anche di non utilizzarlo, perché comunque mi scende un cavo dati nell'abitazione, io attacco il router, lo blocco come wifi, lo utilizzo solamente agganciandoci il cavo dati e basta, quindi non ho nessun tipo di emissione. Ma anche se lo lasciassi wifi, questa società di rilevazione dell'elettromagnetismo mi ha detto che il router wifi, se lo teniamo sulla scrivania insieme al PC in connessione wifi, saranno pochi 100 mW, un decimo di watt, ma comunque sono comunque delle piccole emissioni continue che si assommano ad altre. Se io invece lo metto a 2 metri di altezza su una mensola, qua, se io lo metto qua, praticamente il segnale mi migliora ancora, perché si diffonde meglio, e non ho l'elettrosmog, nel senso che in 2 metri decade completamente. Adesso un condominio di 20 appartamenti, che quanto deve stare a fare? È più o meno 10 euro al mese, 10-12 euro al mese. Con il pagamento della 200 euro come condominio per una lì. Il condominio paga a nome dei condomini una quota sociale di 200 euro. So che è difficile da comprendere, perché questa sembra Babbo Natale che arriva, oggi siamo a Natale e è proprio così, non vi sto dicendo, non vi sto raccontando. E certo, anzi, se mi vai e riesci da questo, indietro. Allora questa aspetta, perché se no si assommano le cose. Questo è il condominio digitale. Ah. È così, lo vedete? Da 1 a 9 la quota della cooperativa per il condominio sono 200 euro, una sola. L'installazione sono 950 euro, ripartita fra tutti i condomini, e il canone mensile sono 95 euro. No. Ma l'installazione pure con la missione da sola, no? No, il condominio singolo, no, quando va a pagare? Il condominio paga 950 euro, se sono in 9 lo dividi per 9, se sono in 6 lo dividi per 6, e quindi è tutto l'interesse a essere 9, no? Una sola persona che tiene la casa in mia mano. No, una sola persona ha il costo di installazione che è
compreso per quanto riguarda le 200 euro e sono un'ora di lavoro e 15 metri di cavo, il palo ed eventualmente eventuali canaline se le paga a parte. Quindi scusami, la differenza del costo di installazione è legata a una differenza di impiantistica o al fatto che vengono cablati più i condomini? Questa? Sì. Questa qui, allora, questa non è... È molto per film. Un conto, allora, io non so se avete idea di cablare, cablare significa portare l'antenna, come le antenne della televisione, no? Il cavo che noi portiamo, cioè il cavo dati che portiamo in ogni appartamento, quindi se il capidotto del condominio è un capidotto che è capiente, la strada è abbastanza semplice, però tenete presente che per portare dei cavi fatti in maniera anche abbastanza insomma decente come cerchiamo di fare noi, ci vuole del tempo. Quindi, se sono 9 appartamenti, è comprensivo dell'arrivo in ogni appartamento, ma non cambia l'installazione a parte dell'antenna, dell'amplificazione, è tutto compreso in questa cosa qua. No, non mi sono spiegato. L'impianto per 9 appartamenti, o l'impianto per 15, o l'impianto per 20, ha le stesse caratteristiche di ricettività e di trasmissione. Certamente sì. Allora scusa, non conviene. Come le stesse caratteristiche? No, la qualità è la stessa. Se io prendo 40 mega, o mi differenzio a livello di ricettività dell'antenna e di trasmissione dell'antenna, oppure non posso avere la stessa legge. Non è così. Ogni 10 noi mettiamo un'antenna nuova, quindi la qualità di metti più antenne. Non era chiaro. Però a voi non interessa la qualità, non scende mai la qualità, capito? Quindi se io sono uno o che sia 20, la qualità è la solita per tutti. È un problema dei tecnici, poi. E tra l'altro è un discorso che dice: ma io sono proprietario della mia antenna o no? No, tu non sei proprietario dell'antenna, tu sei comproprietario della rete. Però il fatto di avere, tu puoi avere un'antenna da 100 euro o un'antenna da 3.000 euro. Ma questa è una scelta naturalmente che fa chi progetta la rete e chi fa poi il monitoraggio della rete. È identica a un impianto di antenna centralizzato, non è per niente. Un pochino più complesso. No, vabbè, però voglio dire, il concetto è quello. Scusi, in una scuola? Allora, la cosa simpatica è che se la comunità è abbastanza popolosa può decidere di dare alla scuola internet gratuito. Centri anziani, scuola, cioè tutte queste cose qui. Cioè i costi è come se fosse per una persona? No, questo se ne accolla la collettività. Se noi decidiamo, ma è un discorso, ragazzi, che cioè noi dobbiamo cominciare a ragionare nuovamente come comunità. Se cominciamo a ragionare come comunità e non più come singolo, e la seconda slide, cioè io faccio capovolgo, a quel punto mi faccio carico come collettività dei costi di connessione per la scuola. In che modo? Se siamo in 100 probabilmente farò fatica perché ci sono dei costi fissi che devo pagare. Se siamo in 1.000 posso decidere, ok, allora facciamo, colleghiamo la scuola di quartiere, oppure posso decidere anche commercialmente che mi conviene. Cioè conviene alla comunità ingrandire la famiglia di Neonet dando internet gratuito alla scuola e dicendo alla scuola: fammi pubblicità presso i tuoi genitori. A chi avranno 1.500 opportunità? Cioè, ma il limite è la creatività. No, scusami, proprio per la scuola esiste una direttiva dell'Unione Europea che proprio per il principio di precauzione consiglia di non usare wireless per scuole e asili, per scuola elementare. Perfetto, e io ti dico che si mette l'antenna sopra e se non vogliono il wifi si mettono tanti cavi dati che arrivano ai PC. No, però l'antenna sopra, allora o vediamo qual è l'offerto breve dell'antenna. Ma tu ce l'hai o no è questo qui? Ho capito, ce l'hai? Allora, ce l'hai o no? Aspetta, no, ce l'hai o no? No, assolutamente no. Il fatto che io fumi non vuol dire che allora può essere impinato di smoke. No. Che significa? No, significa che non devi portare il cellulare in classe. Se non so respiro lo smog delle macchine,
fumo pure, è un problema mio perché fumo. Ma io ti dico, allora, se io, scusate, scusate perché sennò non ci si capisce. Adesso, allora, non deve essere una lotta ortodossa. No, non è perché se no non deve avere il frigorifero, non deve avere. No, io sto parlando di bambini. No, no, quindi mi sta dicendo un'altra cosa. Ma anche in casa io ti dico, perché i bambini ce l'hai in casa o no? Infatti lo spendo di notte, non ce l'ho. Non è che deve essere un po'. Io sto dicendo una cosa, se quella azienda che rileva professionalmente le emissioni elettromagnetiche mi ha detto che il wifi si è messo a una distanza di 2 metri da terra, l'elettrosmog decade completamente. L'elettrosmog non è una faccenda istantanea, l'elettrosmog. Posso dire una cosa, non è che decade, è una questione di posizione, perché tu sai che se ti metti una linea in testa, il lobo delle emissioni elettromagnetiche è questo. Se invece ce l'hai spalmata in faccia, da arriva in faccia, quindi non è che decade, c'è comunque, ma non ti prende perché sta più in alto. Perfetto. Ok? Perfetto. Quindi è sempre preferibile metterti gli antenni sulla testa piuttosto che avercela di fronte che ti spara in faccia. Allora, e questa è una questione anche. Ma lo sapete la differenza? Che cos'è il concetto di inquinamento elettromagnetico? Vabbè. Ed è per questo che non c'è neanche una normativa, voglio dire, che ci tutela in questo senso. Ed è, non è da sottovalutare, quello che dice lui è condivisibile, nel senso che, ok, che questa ha un'emissione che è inferiore a quella di un telefonino o di un frigorifero, non significa che oggi o domani noi ci dobbiamo caricare i frigoriferi e i telefonini. Cioè, andiamo anche un attimo in là, anche con le tecnologie, probabilmente questo potrebbe essere una cosa anche più interessante, che poi noi la centriamo in un concetto di condivisione, di comunità e di un servizio che nell'economia dell'affare, viste le emissioni elettromagnetiche, visti i costi, visto tutto, può trovare un utile nella società, questo è un altro discorso. Ma che uno mi viene a dire, perché nel senso io ci lavoro e non lo condivido questo fatto, sì, noi abbiamo un sacco di elettrodomestici in casa, il wifi la notte lo dobbiamo spegnere, la televisione di notte si deve staccare alla fine, c'è proprio da fare, il frigorifero idem, il forno a microonde, a casa mia non è entrato il forno a microonde, ma perché oggi ancora non sappiamo effettivamente i campi elettromagnetici, non siamo soggetti a quali danni ci porteranno, perché c'è ignoranza, perché non c'è neanche una normativa. Allora io però, mi dico un'altra cosa, molte scusami volte, se posso. Però non vorremmo l'inquinamento elettromagnetico non è soggetto all'ACPAS, nel senso ha una biomessistica sulle emissioni elettromagnetiche, nel senso non si fanno le CEMO per l'installazione sopra un watt, abbiamo diciamo l'obbligo di dare la comunicazione all'ACPAS, si fanno depositi o biomessistica comune, cose di questo genere? No, no, assolutamente no. Assolutamente no, cioè, perché non c'è necessità. Proprio non c'è necessità. Al di sotto di un watt non devo comunicare niente a nessuno. Se io metto un watt di potenza devo comunicarlo all'ALPA. Basta. Poi io vi invito un attimo a riflettere, perché è una questione di buon senso. Vi invito a riflettere che queste antenne sono sui tetti, molto alte. Non fanno nulla, almeno che non allora, c'è un appartamento che c'è. Leviamo l'LTE di mezzo, perché io dico che questo non arriva a mezzo watt, le centrali LTE di cui siamo purtroppo circondati vanno da 500 watt a 1000 watt. Allora, se tu mi fai una crociata contro l'LTE, io ti dico di sì. No, io ti dico di sì e ci sto io in prima persona davanti a portare giù quelle antenne. Io ti sto dicendo che le antenne per me lo potrebbero pure togliere da mezzo perché ci sta uccidendo. Detto questo, io ti dico che le antenne messe con criterio non danno problemi. Non danno problemi. Prima hai detto che invece è esattamente contrario. No, ho detto che il discorso che faceva lui io lo condivido. Infatti, nel senso che il tuo discorso ha una validità all'interno di un discorso più ampio, più globale, certo, e noi dove siamo immersi? In un contesto globale. Certo, questo sì, che però l'inquinamento elettromagnetico è un discorso. Le antenne più potenti, tra l'altro, più potenti non arrivano mai a un watt, sono punto. Quindi non è vero nemmeno quello che dite voi, l'emissione elettromagnetica. Io mi sono inalberato quando si è parlato di scuole.
perché c'è il discorso di scuola. Scusa tanto, io non parlerò più di scuola. Ma io non vedo il problema, nel senso che è un problema, perché devi calcolare. È un problema, quel è un problema rispetto alla tua. Siccome i bambini sono piccoli, quindi avranno più anni davanti per assorbire la lezione. Posso dire una cosa? Io alla mia età non me ne frega più niente. Posso dire una cosa per poi chiudere questo fatto? Nell'agenda digitale del governo Renzi ci sta scritto che porteranno ovviamente il wifi nelle amministrazioni pubbliche, quindi voglio dire il problema. Ma ci sono fiori di studi su questo. No, voglio dire che se noi stiamo criticando questa cosa, sappi che il governo dice che lo porta in tutte le amministrazioni pubbliche. Sì, non lo faranno mai. Dicevano pure che il telefonino non faceva niente vent'anni fa. C'erano gli studi del finanziato della Nokia. No, non hai capito. Che dicevano che assolutamente non faceva nulla. No, io sto dicendo se ci sarà un problema, il primo nemico da combattere sarà il governo Renzi, perché nell'agenda digitale 2014 sta scritto che metteranno il wifi in tutte le amministrazioni pubbliche. Mo quindi, voglio dire, pure la scuola fa parte dell'amministrazione pubblica e sta scritto che metto, quindi sappi che sicuramente lo stesso governo Renzi, non ha messo i limiti della potenza delle antenne che stanno sui tetti, che coprono tutte le città. E allora non sappiamo, ad oggi, non sappiamo di che potenza si stia parlando. Sì. Chiaro? Cioè, quindi non ci si può arrabbiare su un'antenna che ha una potenza 15 volte inferiore al cellulare e non ci si incazza invece per quanto riguarda 500 o 1000 watt che stanno sui tetti. Sì, io mi incazzo comunque. Vabbè, incazzati pure però, voglio dire. Vabbè, chiaramente. Sta male del condominio, come si fa? Come si fa? Si prende l'antenna e si sta. Beh, il condominio deve essere Allora se il condominio mette in rapporto la stessa legge che vale per le parabole, per le antenne, di tutte le leggi. Se il condominio vuole mettere l'antenna non ci vuole il consenso del condominio. Ci sono sentenze che dicono il diritto all'informazione, non si può bloccare. Questa è un'opportunità che diamo, cioè quella del condominio digitale. Se i condomini si fanno la guerra, e già la legge di una testa un socio, nel senso che non è più il condominio ma sarà il socio che mette l'antenna sul condominio e quindi pagherai 20 euro o 18 euro e 300 sul slide. Noi ci stiamo arrampicando su queste cose, no? Perché poi quando si tratta di mettersi d'accordo, noi non ci si mette mai d'accordo. Quando si tratta di subire i monopolisti, invece tutti stanno zitti. Allora questa cosa, io vi do del pane su cui mangiare e riflettere. La net neutrality, la neutralità della rete. Neutralità della rete significa che la rete deve essere neutrale, cioè io non posso creare delle corsie preferenziali per qualcuno su un'autostrada, ma tutti devono avere gli stessi diritti di poter andare su quell'autostrada. Allora, state vedendo cosa accade nel mobile 4G? Io ti do 2 gigabit di... Dopo la velocità si blocca. Zero. Avete visto che tante cose che vanno, per esempio, io ti dico che se scarichi quei film non ti intaccano quei gigabit, vero? O le partite di calcio non intacchi i 2 gigabit di traffico. Allora, questa è minare la neutralità della rete, che poi trasporranno sicuramente nella linea fissa. Già in America stanno parlando di dare corsie preferenziali alle corporation dei film.
per cui chi allora se invece la infrastruttura di rete è un'infrastruttura di rete della comunità, noi decidiamo la politica, noi decidiamo se è giusto o non è giusto ridurre o aprire le cose, cioè per noi non è giusto, ve lo dico in anticipo, nel senso che non ci devono essere consigli preferenziali, come non ci deve essere la possibilità di andare a vedere che tipo di traffico, non ci deve essere qualsiasi azione che possa diminuire o agevolare qualsiasi tipo di interazione tra i soci. La rete è libera, perché se no qui si manda a ramengo tutti quelli che sono i principi su cui ci stiamo battendo. Quindi anche sul file sharing non c'è. Allora, tu sei libero di fare ciò che vuoi, io non ti giudico né ti sindaco su quello che fai, a meno che tu non metta a repentaglio la fruibilità della rete per gli altri. Mi spiego. Se io lascio la porta aperta di Mule, no? Mi scarico un film e poi lascio la porta aperta al mondo, quel mondo si accorge che tu hai una linea che tutti gli altri non hanno, per cui tu farai da server a tutto il mondo che prenderà da te dei dati e mi saturerai tutta la banda in upload, e allora io ti batto sulla spalla, ti dico mi raccomando chiudi quella porta, perché altrimenti tutti noi abbiamo un documento e non possiamo utilizzare la rete nella maniera utile. Se invece non c'è niente, perché questo si vede anche, tra l'altro è un traffico anomalo che oltre a essere anomalo e danneggiare gli altri è anche a volte illegale, perché naturalmente ci sono delle cose che non si possono fare. Rispondo io. Come? Nella realtà me ne posso rispondere io. No, rispondi te, però danneggia tutti noi. Danneggia come danneggia tutti noi. La rete. Danneggi la rete perché saturi quel blocco di upload, e allora o lo capisci o ti dobbiamo bloccare. Metti in mura con me che è un upload. Certamente, per rispondere con l'esempio. Quello c'è proprio delle persone che fanno il monitoraggio della rete e quindi vedono che la rete sia diciamo ripartita equamente per tutti. Io mi sono parlato di volontariato, ma i tecnici vengono pagati? Cioè, attualmente no, noi siamo 3 anni che lavoriamo gratis e vi giuro che lavoriamo anche parecchio. Per 2.000 euro non darei io 2. 2.000 euro, noi siamo 200 nodi, sono 4.000 euro al mese. Immagino che questo fa aumentare un po' i costi, ma perché non pensate anche di creare i posti di lavoro? Questo è ovviamente insito nei numeri. Ogni 300-400 soci. Non è scusa, no, no, manutentori, installatori, tecnici. No, quelli che sono pagati attualmente sono gli installatori, perché hanno partita IVA per un problema di sicurezza sui tetti, dove non ci sono, ora non so Napoli come conformazione anche immobiliare, quindi Roma ci sono dei tetti abbastanza piatti, a volte anche in sicurezza, quindi si può fare anche noi. Napoli è così. Se è così allora ci vediamo, insomma, se no altrimenti se ci sono tetti spioventi allora lì ci entra la sicurezza e dobbiamo dare in outsourcing questa cosa dell'installazione. Quando sono sicuri i tetti bisogna stare attenti, perché comunque sì, perché vi assicuro che è una cosa che se ci caschi chiudi baracche, burattini e poi praticamente finisce. Ogni 300-400 soci scatta un posto di lavoro oppure più rimborsi spese, per cui con 1.000 utenti, soci abbonati, probabilmente 3 posti di lavoro ci stanno. 3 posti di lavoro sono un tecnico che sovraintende la rete e un commerciale e un amministrativo, tanto per dire. Quando parte una rete, come so, a Napoli, un posto qualsiasi, come prevedete di vedere poi tutto controllo, i guasti? Allora, questo noi stiamo facendo. Se io faccio un abbonamento, sì. Si guasta l'antenna, si guasta il servitore, si guasta l'apparecchiatura.
voi ve ne accorgete, immagino. Certamente sì. Quanto tempo intervenite e se intervenite e che i costi se veniamo da Roma col cavolo arriviamo da Veneto. Se invece ovviamente no, ci sono, no, sto scherzando, però ci sono delle cose che dobbiamo fare necessariamente in loco. Allora, ci sono delle altre cose che come know-how non è possibile trasferire in tempi brevi e quindi rimarrà ovviamente centralizzato. Certo. E parlo ovviamente della progettazione della rete e del monitoraggio della rete. Tutto quello che si può fare in scale anche abbastanza grandi, anche da remoto, quindi da Roma si può controllare la rete in Veneto come la rete a Napoli, insomma senza problemi. Tra l'altro, se un nodo non funziona o mal funziona, c'è cioè un malfunzionamento, automaticamente veniamo avvertiti di questo, per cui diciamo a volte ce ne accorgiamo noi prima noi dell'utente stesso, e allora a quel punto andiamo ovviamente avvisiamo il tecnico che si occupa di questa cosa, infatti ci sarà una ripartizione dei compiti, per cui anche qui a Napoli ci sarà chi si occuperà di questa attività. A Roma già c'è, poi la rete non è una cosa statica, ma è una cosa dinamica, è quasi un organismo vivente, perché si modifica al momento in cui ci sono più persone, quindi è un qualcosa che parte in una maniera, ma poi quel nodo diventa dal nodo portante, poi diventa un nodo secondario, perché magari c'è qualcos'altro che può aiutare. Avete pianificato il posto vendita, diciamo così, il servizio? Sì, allora noi stiamo facendo un'operazione abbastanza difficile. Allora, tenete presente che di WISP ce ne sono tantissimi che fanno Wi-Fi Internet Service Provider. Normalmente però difficilmente possono superare qualche centinaio di utenti, perché arrivano subito alla saturazione dei processi. Quello che noi facciamo è standardizzare e industrializzare quello che artigianalmente abbiamo fatto fino ad oggi. Abbiamo dimostrato che la rete si può fare, abbiamo dimostrato che non solo funziona, ma che è una rete, è una signora rete. Quello che stiamo intraprendendo in questi momenti è una procedura interna, quindi è una gestione, una procedura interna tra l'altro fatta in una modalità molto avanzata. Noi abbiamo la fortuna di avere avuto, aver incontrato Remo Tabanelli, che è un ex CNR, uno dei massimi esperti di sicurezza di reti in Italia, che collabora con istituti bancari eccetera, e che è un socio fondatore di Internet Society italiana, e tra l'altro così per inciso era insieme a John Postella, Serf e agli altri, quelli della rete ARPANET, che poi è diventata ovviamente Internet, e ricevette dagli Stati Uniti la prima mail al CNR, che venne mandata negli anni 80, se fine anni 70, anni 80, dagli Stati Uniti la prima mail in Internet, così come noi conosciamo. Quindi un pochino ne capisce. Sì, un po' molto ne capisce, per fortuna, perché sta trasferendo a dei ragazzi che hanno fatto tirocinio dall'ingegneria informatica in Noinet, hanno fatto le tesi su Noinet, e attualmente quindi c'è un trasferimento, un travaso di conoscenze e quindi un aumento di know-how. Praticamente questo settore è un settore in calo, telecomunicazioni non assume più nessuno, anzi tendono a licenziare, quindi ingegneri informatici specializzati in telecomunicazioni non trovano lavoro, e quindi questo potrebbe essere invece una spinta, invece una motivazione, cosa che abbiamo fatto, un'opportunità enorme, perché crea posti di lavoro in loco territoriali, e quindi questo è secondo noi un valore aggiunto notevole. Quando abbiamo saturato e ovviamente ripagato il lavoro, poi si comincia a lavorare sugli utili. Ecco, questo ovviamente è la condizione importante, perché, ripeto, con queste procedure, questa standardizzazione dei processi, dei ticketing, sia interni che esterni, a quel punto noi possiamo
pensare di arrivare a decine di migliaia di utenti. E questo è l'obiettivo, è questo. È un obiettivo anche abbastanza... Dove vendi le informazioni per un futuro? E qui siamo nel gruppo promotore, quindi per portare Noinet a Napoli, tenetevi in contatto, date riferimenti a, non so se Giuseppe, ho preso le informazioni sull'evento. Sull'evento, allora magari scriviamo nell'evento, mo discutiamo un po' come chiedere e lo mettiamo lì. Metti pure le slide con i voti del condominio, perché io lo propongo. Tanto ce l'hai, quindi è una cosa che c'è. Mettiamo tutto, allora. Ok, dai. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie a te. E tra l'altro c'è bisogno di un po' di figure, quindi ci sono almeno tre figure importanti che sono necessarie. Queste sono le antenne, quella omnidirezionale a 360 gradi, e poi queste sono le antenne che distribuiscono. Quindi si vede che questo è un nodo dove ci sono perlomeno una trentina di persone, perché sono tre antennine da 600 mW. Quella lì, no, queste ancora meno. Queste vanno a circa 0,3 e questa va a 600 mW. Le misure? Le misure, guarda, queste qui sono, non lo so, 20 centimetri questa. Queste sono 40. Praticamente visivamente invisibili. La parabolina che di solito usiamo è quella da 40 centimetri. Quindi quelle satellitari sono da 90 o 100, non mi ricordo. No. 60, 90, 20. Ah, dipende. Qui a Napoli un po' di più, 100 e qualcosa. Comunque, è una roba così, quella che abbiamo noi invece è una parabolina da 40 centimetri. No, questa è una parabolina da 60 centimetri e questa è un link punto a punto, infatti non ci sono altre antenne. È un link punto a punto, questo probabilmente sarà un nodo di dorsale. Che naturalmente porta il segnale da un posto a un altro e poi lo rimanda da un'altra parte. Quindi ci sono più o meno tre, ecco, questa per farvi vedere che si lavora. Ci sono freschi questa. Di giorno e di notte, perché questo è il nodo di Roma Monteverde, che si è iniziato alle 2, è un nodo di dorsale, per cui era un nodo importante. Giuro, da quanto tempo? Questo è in funzione, perché sei l'ultimo che abbiamo fatto, quindi l'abbiamo fatto l'altra settimana. Come no? Il socio era un socio fondatore che ha dato la sua quota 3 anni fa alla fondazione della cooperativa e si è potuto collegare solamente adesso, con quelle performance che abbiamo visto prima, 40 megabit quasi simmetrici. Lì si poteva fare perché naturalmente non c'era quei tetti spioventi, ma c'era il terrazzo dove c'erano tutte le antenne, per cui completa sicurezza. Questo è l'ingegnere informatico, che tra l'altro è uno degli ingegneri informatici che fa progettazione e monitoraggio della rete. Quindi siamo da Bosco e da Riviera, nel senso che si fa tutto per ovvi motivi. Sì. Questa comunità può, diciamo, i dati, farà dei report mensili, settimanali, su cosa? Sull'andamento generale della... Come no, certamente sì, non dico una rendicontazione delle... Allora, noi partiamo dal presupposto che la trasparenza è una delle nostre caratteristiche. Quindi a parte i bilanci, eccetera, che sono tutti ovviamente disponibili, ma... La cooperativa responsabilità limitata, quindi non seguisce utili... No, e questo è un regolamento interno che abbiamo adottato come assemblea. Il problema è che, come no profit utility, in Italia purtroppo la legislazione non se ne può fregare di meno e ci equipara a una società di capitali. Quindi, tranquillamente. L'anno scorso infatti abbiamo accantonato una cifra, anche con una leggerezza fiscale, abbiamo accantonato una somma perché dovevamo fare c'erano dei costi da sostenere nell'anno dopo, e praticamente ce l'hanno tassata di 5.000 euro, abbiamo pagato 1.000 euro di tasse, insomma, e quindi 5.000 euro ci sono rimasti lì. Potevamo distribuirli come rimborsi spese, invece non l'abbiamo fatto, proprio perché abbiamo comprare anche io,
Che tipo di proprietà è? Una cooperativa di responsabilità limitata. Cooperativa sicuro e semplice. Eh sì. C'è una mano alzata laggiù in fondo, ma si può accendere la luce perché sì. Sennò qui sembra di. La sicurezza dei dati. La stessa sicurezza che hai su internet e nella tua rete personale. Quindi tutto quello che riguarda, diciamo, la rete, noi la gestiamo a livello di sicurezza a un livello molto, molto alto. Poi però il livello di sicurezza tuo è quello che quando vai su internet non è accesso. No, appunto, come quando vai su internet, perché non c'è differenza, eh? Può essere caccato. No. Cioè, le wifi casalinghe sì, questa no. Quindi c'è un captive portal, ci sono tutta una serie di azioni che permettono solamente ai soci di accedere o a chi vogliamo noi. La comunità può decidere, per esempio, che la rete interna, dove naturalmente possono viaggiare streaming di eventi territoriali, azioni di qualsiasi tipo, ma mi viene in mente che so, oggi si parla tanto di teleassistenza, telemedicina, lì praticamente può monitoraggio dei dati può passare nella rete interna e questa può essere lasciata libera a chiunque, non solamente ai soci, mentre l'accesso a internet solo ai soci. Questo ci consente di poter fare dei livelli abbastanza interessanti, perché le applicazioni in una rete abbastanza vasta, un quartiere digitalizzato completamente da noi niente, può fare un telegiornale di quartiere, può fare delle cose che arrivano a tutti. Un piccolo comune può... Considera che noi teniamo quasi 1500 impianti fotovoltaici installati. E riguardo una parola di monitoraggio di dati, questo per tre appunto. E noi ci ritroviamo ogni tanto, no? Nella nostra genere per produrre, sì. Questo dovrebbe essere tranquillamente sì. Però mi chiedo, per me è importante capire quali sono i limiti del wifi, perché allora i limiti del wifi sono visibili. Cioè, se io vedo anche a decine di chilometri di distanza e non ho ostacoli nel mezzo, io posso collegare. Naturalmente queste 100 persone è normale che dovranno essere in un territorio omogeneo, perché altrimenti mi costerebbe molto. Napoli è comunque una città enorme, basta. Allora, partiamo come vengono questi 100 e vediamo come si possono collegare. Diciamo che i problemi tecnici si passano sempre, cioè si trova sempre la soluzione. Poi c'è uno strano per momento, voglio dire, stesso oppure cioè mi trovo un socio che sta in una posizione diversa e appunto io non faccio questa a casa di Giuseppe ci siamo stati, lui sta in pieno centro storico di Roma e purtroppo è un palazzo che non ha visibilità. E allora a quel punto non è che non si possa collegare Giuseppe, si collegherà nel momento in cui quella zona si popolerà e quindi a quel punto vedrai un segnale di un altro socio che sarà più vicino a te. E quindi quei 100 per dire che si prendono subito, si mappano, si mettono sulla mappa, si verifica ovviamente chi è in visibilità, si trova un punto di spillaggio di banda che è abbastanza vicino. Però bisogna avere la visione delle attitudini, no? Su Google Earth diciamo le grandi città sono ben mappate. Per esempio Roma ha le altitudini sia al suolo che degli edifici, quindi anche a occhio, cioè nel senso una... Quindi così si supera il problema della visibilità, perché la rete non è centralizzata, sì, sì. Perché sì. Se fosse centralizzata tu dovresti accampare alla necessaria perda. Allora, il problema della visibilità rimane, però col fatto che non è un unico punto di distribuzione... Non devi alzare a questa posta per infatti, no, okay. La cosa e quindi però io dovrei aspettare che nei dintorni cioè, ci siano altri punti che io posso portare. Almeno che tu non sia in un punto visibile. No, se casomai non fossi visibile. Sì, purtroppo a quel punto
per questo che dico che la rete è una cosa viva, nel senso che si modifica in funzione, perché attualmente avremo interesse a prendere i palazzi più alti, certo, che si vedono da distanze anche più o meno lunghe, no? Quindi ho visto che Napoli comunque è fatta in una maniera che magari no, dalla parte più alta si può cercare di connettere la parte più bassa. Ora non ho fatto nessun tipo di studio sull'orografia della situazione, però sicuramente si può fare. Ma è un vantaggio avere un punto alto? Secondo me sì. Noi ce l'abbiamo. È un vantaggio. Perché Amaldi che si parla. Vedi pure un altro. No, vedete che allora io ho cominciato da quando ho cominciato a lavorare su questa cosa qui. Prima camminavo così, no? Adesso cammino così. Guarda, questo sarebbe interessante. Per forza. E vi assicuro che vedere Roma dai tetti è una cosa fantastica, perché ti eleva dallo strato dove c'è un odore, che ora si sono aperte le fogne a Roma, quindi si sente un odore che non è tanto piacevole. Quando invece vai sui tetti vedi una Roma che non ti immagineresti mai, perché è una cosa meravigliosa e spettacolare. Ora non siamo sui tetti di Napoli, quando ci arriveremo sarà fenomenale anche Napoli. Napoli è stupenda. Capito, Reddo? Si entra nel merito nel momento in cui tu danneggi l'utilizzo degli altri. Cioè, se tu mi saturi tutta la banda di upload, si parla proprio di dire, se tu utilizzi, che ne so, un arco di 24 ore. Non facciamo queste cose per un semplice motivo, perché in alcune, per esempio, in alcuni orari tu lo potresti fare, non lo potresti fare in altri orari, quando si connettono tutti, normalmente la sera dalle 8 fino a mezzanotte. Se tu mi fai quel tipo di lavoro mi escludi qualcun altro o mi penalizzi qualcun altro, allora a quel punto intervengo. Ma cioè, quello che i soci devono imparare a fare, perché sarebbe importante per chi si avvicina all'idea di far parte della cooperativa, capire quali sarebbero eventualmente i limiti di utilizzo. Praticamente tutti, perché il peer-to-peer lasciato aperto, perché quello nell'arco di poco tempo si è individuato, sono cose automatiche naturalmente, quindi il server che ha un upload più alto viene tartassato di domande e quindi a quel punto tu saturi. Giuseppe diceva, no, ci sono i limiti, tu qualsiasi software usi, soprattutto quello di condivisione, possiamo fare quello che si vuole. No, dico, il software che tu usi, sì, metti il limite, quindi il problema non c'è. Metti il limite o chiudi la porta. Ma è anche una questione di educazione come mettere un limite. Volevo arrivare proprio su questo punto. Soprattutto se stai a rete con altre persone. Perfetto. Non sei un deficit. Lo capisce chi... No, allora, che è successo di scaricare qualcosa? No, ma la buona fede. Allora, la EMU, ma noi magari non sapevo che c'era la chiusura, non c'era un limite. Noi l'avvisiamo il socio, mica gli diamo le bacchettate sul video. O lo mettiamo in castigo. Si dice, guarda, che è successo questo, sta succedendo questo. Perfetto, è un'alfabetizzazione del modo, una rete che è, se vogliamo, di come si usa una rete. Ma se invece però lascia la porta aperta, l'utente medio comunque non è che apre e chiude proprio. No, perché è chiaro che non è capace. Però se gli si dice fai questo, perché comunque è fattibile, non è l'opzione. Magari se c'è un problema, vuol dire anche uno tra i due. E altre città, campane, quindi. Allora, arriviamo. Questo fatto però è un fatto culturale. Allora, la cultura della comunità si fa anche così,
cioè spiegando a un socio che cosa deve fare per usufruire al meglio di un servizio che è comunitario. Senza danneggiare. Il risultato sociale. Perfetto. È fondamentale. Allora, noi siamo abituati a dire, ma che me ne frega, tanto c'è il monopolista, e poi comunque il monopolista c'ha, quando fate in gauto, per esempio, a un certo punto si blocca la linea, spesso e volentieri, perché praticamente quando arriva ad un certo punto di saturazione ti si blocca e riparte da zero. Così il monopolista praticamente non ha la banda sullo streaming, esattamente. Allora, noi non vogliamo arrivare a queste cose che sono subdole e sono contrarie a una filosofia di senso di comunità, però noi dobbiamo altrettanto imparare che determinati comportamenti non si fanno. Quindi quello che noi non siamo abituati è vivere in una rete comunitaria pur essendo delle singolarità. Quindi io posso fare quello che voglio, salvo quello che può danneggiare gli altri. Ecco, quindi questa è una questione importante che con una rete del genere, se non lo sai fare, ti si insegna piano piano e con molta delicatezza, perché il socio ha diritto di non saperlo e noi abbiamo il diritto dovere di dirglielo. Secondo me per gli utenti che magari siano un po' più smaliziati, sarebbe utile avere in qualche modo un piccolo compendio, una... Sì. Vabbè, iniziamo a fare la rete, poi facciamo questo. Questa è una cosa che Fabio potrebbe fare. Quando inizierà la rete, diciamo. No, io comincio già a individuare le persone che possono attivarsi. Sì. No, e appunto il router è fondamentale perché è un'infrastruttura di rete, per esempio per i nodi. A che punto si può essere poi smaliziato tra virgolette? Cioè, No. Per quanto riguarda lo smanettamento sul router non si tocca. Non si tocca. No, perché altrimenti. Se io avessi bisogno di aprire le porte per una VPN piuttosto che un'altra cosa. Si può fare, ci mancherebbe altro. Si può fare, però non ti si dà il modo di entrare nella rete e di armeggiare all'interno. Lui sta parlando del router che sta sul terrazzo. No, il router che sta in casa. Ah, del tuo stai parlando. Vabbè, il suo come lo fai? No, noi, appunto, il nostro router, noi entriamo da remoto e lo sentiamo. È il router sopra, dici? No, il router giù. Il router non sta sopra, ma sta no, giù. Io dicevo in caso di multipli. In caso di? Di più utenti. Di più utenti c'è uno switch, ci sono tante porte. Di quale router state parlando? Il router in casa sua? No, il router finale, il pezzo finale che ti aggancia alla rete. E lui che modifiche può fare col router? Si possono fare. Ho capito, fammi capire che router. Voglio uno alla volta, perché sennò non. Perché non ho capito quello che dici tu, che l'hai detto che non si può fare. Perché... No, aspetta perché me l'ha chiesto anche Dello. Allora, dunque, voglio capire, la rete è una rete datata, quindi praticamente ha un indirizzo univoco, quindi noi usciamo sulla rete internet come fa? Come una LAN. Come una LAN, perfetto. Quindi anche questo ritorna al discorso di una cosa illecita, un utilizzo illecito della rete, e comunque siamo penalizzati comunque perché il nostro indirizzo IP. Questo perché lavora su IPv4. Noi però quando passeremo a IPv6 non avremo più questo problema. I IPv4 sono indirizzi finiti e tra l'altro sono pochissimi attualmente, per cui hanno un costo anche elevato, che comunque noi possiamo, a chi lo volesse, lo possiamo anche dare ovviamente a un costo mensile. Cioè, adesso gli indirizzi IP è il IPv4? Sono gli indirizzi IP con cui esci nella rete, e per cui se te dall'esterno devi entrare per esempio sul... ti ha creato una porta, una backdoor che naturalmente ti consente di farlo. L'indirizzo è statico ma è unico, è adattato, capito? Non te lo forniamo indirizzo a te, un indirizzo personalizzato, a meno che tu non lo chieda, a meno che noi non ce l'abbiamo, se lo dobbiamo comprare, che ti si ridà. Quindi non posso arrivare a un'altra, diciamo.
No, non è vero, perché tu puoi, ti si apre una porta univoca per te, tu puoi dall'esterno entrare nel tuo apparato di videosorveglianza. E da un posto? No, no, questa no. Se tu vuoi un indirizzo IP, sì. Se tu invece non lo vuoi, se tu vuoi collegare tutti i tuoi apparati, no, in tutti i tuoi impianti fotovoltaici, lo puoi fare e puoi entrare in ognuno di essi, capito? Quindi non, da quel punto di vista non ci sono, non dico io, perché c'è la possibilità di aprire una porta univoca per te e ti permette di entrare solamente nella tua abitazione, capito? Le vite singole, le vite singole, allora, la regola è un'antenna e un socio. Poi nel condominio, ovviamente, come abbiamo visto, ci sono delle regole un pochino diverse per questi motivi, ma sostanzialmente se c'è il condominio, c'è un solo condomino, anche lui pagherà 200 euro. Quando utenze multi, non ho chiesto di utenze singole. L'utenza singola sono 200 euro per entrare nella cooperativa e 20 euro, 18 euro e 2 check se hai gli check. Il costo di installazione è un'ora di lavoro pagandone le 200 euro insieme al 20 metri di cavo. Sta dentro i 200 euro, però abbiamo visto che è difficile rientrare in un'ora di lavoro, perché comunque ci devi stare un po' di più. Se devi portare un filo per 3 piani di scale ci vuole almeno un po' di tempo, quindi quei costi in più sono a carico del utente. Nel caso di ho visto 3 titoli di costi. Quelli lì, perfetto. Vale su, siccome c'è, allora, siccome ogni utente, ogni socio paga una quota associativa in cui è compresa questa piccola parte, nel condominio è impossibile, perché se sono 9 condomini capirete bene che ci deve essere un costo di installazione. Delle dinamiche completamente diverse. Sono diverse. Per esempio, i condominiali spesso sono già impegnati. E quindi dobbiamo trovare strade. Ci vogliono almeno 2 persone, non farci l'ordine. Un po' complesso. Due domande. Allora, la prima è: facciamo conto che siamo arrivati a 100, quindi siamo arrivati alla quota per partire. Sì. Come proseguiamo? Fatti salvo i 100 che sono disponibili, si manda per esempio un'email per versare le quote e poi si inizia a costruire la rete, e quindi centralmente, nel senso che te ne occupi tu. E poi la seconda domanda. No, aspetta, la prima domanda ti rispondo dicendo: nel mentre si costituisce il gruppo iniziale, si individuano queste 3-4 figure di persone che poi cominceranno a lavorare all'interno che non devono essere forza tra i 200. Secondo me sarebbe è gioco forza che siano tra i 100, perché Però ci lavori e non vuoi essere collegato. No, dico, vabbè, non è detto però sì, no, non è detto, ma diciamo che è nell'ordine naturale delle cose. Si chiede tra quei 100, cioè a meno che se non si sa, se non c'è nessuno che si è offerto per dire io voglio. Questo potrebbe essere un problema, perché comunque, permesso che nessuno ti paga, se non sei nemmeno posto da trovare per forza, è difficile. Cioè un professionista non ti ci viene allora. Infatti, cioè, il discorso è anche quello, cioè noi abbiamo aperto, cioè nel senso che non abbiamo segreti per nessuno. Ieri c'erano i ragazzi del Veneto a Roma a fare formazione e ci hanno chiesto, dice, ma perché non fate un accordo di riservatezza con chi entra in contatto con voi? Ho detto, non ci sono problemi, perché prima di tutto l'anima con cui parte l'utente è un'anima unica, cioè nel senso che parte come senso di comunità e quindi difficilmente replicabile. Ma anche uno volesse applicarlo a titolo egoistico a livello imprenditoriale, è presente cosa significa far lavorare 20 persone per 3 anni prima di avere i risultati? Cioè quello che abbiamo investito noi col volontariato sostanzialmente. Quindi, cioè, un'azienda, non, a meno che non sia un'azienda lungimirante, perché non vuole, cioè, fa le cose più semplici,
non fa le cose più difficili come stiamo facendo noi. Però non sai, cioè, se questo progetto va avanti come io non sarebbe male pensare invece a qualche cosa di che dare anche lavoro. Cosa per superare ha bisogno di professionisti. No. Questo è dell'ordine naturale delle cose, solamente lo puoi fare. Avete calcolato qual è il punto di pareggio per tenere tot tecnici sulla nuvola, spalmato su migliaia di utenti, su quattro soldi sarebbe un euro, dico, per dire una sciocchezza, in più sul canone, però tu avresti un servizio che funziona. Però per arrivare al punto minimo in cui puoi pagare le persone devi arrivare, cioè da 0 a 300 a 400 che scatta un posto di più, un posto di lavoro, certo. Tu quindi c'hai quel gap che purtroppo devi colmare o con un finanziamento esterno e quindi ti blocchi anche perché non te lo danno, non è nemmeno, però a parte che non ci piacciono tanto nemmeno queste cose, ma comunque non si riuscirebbe nemmeno ad averlo. E quindi che fai? Un finanziamento esterno è difficile ottenerlo e quindi lo facciamo tramite, cioè è un investimento che noi facciamo per arrivare a quello che dici tu, perché quando c'hai 1000 soci sono la bellezza di per 20 euro o 18 euro, comunque sono 20.000 euro al mese. Quindi diciamo che 1000 soci è, non crediate che siano tanti, perché un quartiere di Napoli quante famiglie ci stanno? Capito? Quindi cioè, a quei costi, tra l'altro molto popolari, con quella performance, con quella velocità, noi si fa l'agenda digitale, ma si fa noi l'agenda digitale. E infatti molte volte noi abbiamo contatti con tanti comuni, con cose che naturalmente hanno interesse nel favorire una rete comunitaria. No, beh, qual è il massimo secondo te di numero di utente della nuvola per mantenere quella qualità di infinita? No, assolutamente no. Sbaglio che... Non parlare assolutamente, no. Tu sei l'assolutista. Certo, stiamo parlando di accesso a internet, certo. non di accesso a internet. Ok, sì. Allora, siccome non è infinita né Telecom né Fasco, e parlano dei loro limiti. Come no? Sono dei limiti cittadini legati a quello che è l'impiantistica e l'infrastruttura di questi provider. Ora dicevo, una nuvola che si aggancia a n punti di n gateway, c'è un massimo di utenti per gateway, allora facciamo, no, per cui riesce a mantenere quelle caratteristiche. Allora, penso di capire quello che vuoi dire, però ti dico. Diciamo che è logico quello che dici, però nel nostro caso non c'è questo tipo di problematica, perché nel momento in cui abbiamo una rete che si espande, noi potenziamo la rete. Infatti, uno dei punti fondamentali, quella di Noinet, e anche la rete internet è infinita. Per definizione è infinita. Hai bisogno di 100 mega? Te le danno. Hai bisogno di 1 gigabit? Te lo danno. Sì, hai bisogno di 100 megabit? Potenziali. No, effettivi. No, ti assicuro che sono potenziali. Se io mi aggancio alla dorsale, mi interesso di questo, quindi per professionalmente, quindi se io mi aggancio alla dorsale internet, io ho rispetto per la tua professionalità, sì. Però ti posso dire che se io non mi aggancerò mai a un solo punto di spillaggio, ma io alimenterò la rete facendo ridondanza della rete e backupandola facendo altri punti di spillaggio. Ok, quindi la domanda era quella: quanti utenti prima di passare a un altro spillaggio, secondo te ci vogliono? Ma il rubinetto ce l'hai in mano tu, cioè tu hai la comunità, se tu decidi che lo standard è quello. Allora faccio un esempio diverso. Diciamo che c'hai il tubo che ti arriva dall'acquedotto, no? Certo. È di una certa dimensione. Perfetto. E ti arriva al tuo palazzo. Benissimo. Bene. Ora io posso aumentare il mio rubinetto quanto voglio, se non aumento pure la portata della condotta. Se non ti basta, tu ce ne metti due, se non ti basta, tu ce ne metti tre. Ripeto la domanda: avete un'idea di quanti rubinetti posso aprire
fino a posso dire che... si parla a livello teorico, perché a livello teorico 100 megabit possono andare a diverse centinaia di utenti. Quindi diciamo un centinaio di utenti per ogni schermaggio, diciamo. No. Diverse centinaia, si parla di 700-800. Per ogni gateway? Certo, ma no per ogni gateway, per 100 megabit. Se quel gateway mi dà 200 megabit, io lo so, per 1600. Quindi per ogni 100 megabit sono 100 megabit. No, 100, 800. 800. E anche questo è difficile da capire per chi ragiona in senso lineare, nel senso che... Lo so, ma queste sono le domande, io mi rispondo. Però io c'ero la seconda. Però fidati che non ho fatto più la seconda domanda. Ti faccio un esempio pratico, se tutto un quartiere, sì, ma è semplice, se tu riesci con Enetta ad alimentare tutto un quartiere, o cerchi chiaramente di fare la banda larga, ma non in accesso, a banda larga sul backbone degli SP nazionali, cerchi di allargare quella banda, o schiatti tutto a terra, quindi non ce la fai a mantenere quella cosa di là. Io rispetto la tua opinione, ma ti posso dire che non è così. No, se vuoi ti faccio i calcoletti. Vabbè, fammi i calcoletti, che ti devo dire. Io però vedo che vabbè, quando avremo questo problema quello che diceremo è un heavy problem. Allora, posso fare la seconda che era collegata alla prima, perché la prima era fatti salto che siamo arrivati al 100. Come partiamo e cosa va? La seconda era come ci si comporta nel caso della provincia, nel senso che Napoli, diciamo, è un contesto urbano che insomma è molto concentrato e ci sono tantissimi comuni che sono vicini, quindi calcolando un raggio di 30 pure chilometri, noi che dobbiamo fare? Le persone della provincia le dobbiamo comunque calcolare come nei primi 100, perché ci sono persone della provincia. Io non escluderei nessuno. No, quindi voglio dire, le priorità sono ovviamente inizieremo da quelli più omogenei, poi se vediamo che sono collegabili anche gli altri, facciamo uno sforzo e colleghiamo anche gli altri, e poi quelli che man mano che arrivano andiamo tutto. Allora questo è vivo, cioè questo è la rete, è un organismo vivo, e quindi ovviamente si modifica con il modificarsi delle richieste che arrivano, capito? Dottore, l'ultima domanda, no, non me lo vorrei come problema. Abito in un comune dove state costruendo una specie di wifi libero, come si andrebbe eventualmente? Allora, libero cosa vuol dire? Gratuito. A tempo. Gratuito? No, gratuito non c'è internet gratuito. Ma qualcuno wifi gratuito. Wifi gratuito significa che c'è qualcuno che lo paga. E che lo va gratis. Immagino, tanto se si tratta della Wind, si immagina che i ritorni loro... No, se lo fa un comune lo paghi te con le tasse. No, addirittura sembrerebbe, queste informazioni che ho acquisito dal sito, che quindi per installare questa piattaforma, dicono loro, in realtà è una scatola 50x50, addirittura pagherebbe l'installazione un tot al comune, cioè quindi paga il comune. Può essere questo, secondo lei? Dipende cosa ci può fare qui. Io che no? Vi ricordate il discorso che ho detto prima? Che la rete è un fatto esclusivamente immobiliare. Siccome abbiamo fatto una, diciamo, approccio a questa questione, diciamo uno scontro anche politico forte. Fate bene, Timio Dana al settore tenente. Scontro politico forte, se devo parlare a quando c'è? Quando prendete tutto voi? Abbiamo costretto il sindaco a impegnarsi in un'assemblea dove stavano 100 persone. Sì. Che in realtà questa installazione non era, noi avevamo detto, ma secondo noi Wind ti sta dicendo delle mezze verità, in realtà è un ripetitore, secondo noi. Lui ha detto no, io ho garanzie previste da Wind che si tratta solo di wifi libero. Nel caso in cui non fosse questo, io prendo l'impegno di
stracciare, no, si no, prova allora, la delibera. Guardatelo bene prima perché dopo è difficile. No, io ciò chiedo a lei, io non so perché è un po' no, più no, esperto. No, allora vediamoci del tuo se no. No, chiedo a te se secondo me c'è qualcosa che appunto torna a interessarci questo. Quelle persone lì o quelle società lì non fanno niente per niente. Chiamano tecniche esterne e fate far male. No, è comune vedere il tipo di installazione. No, io ma noi quello che fanno gli altri. Qual è il dottore? Io penso che Wind, come diceva lei, non fa nulla per nulla. No, nel senso che non è che c'è a Pappalatarci e ne regalare. Pappalatarci siamo noi e basta. Penso che attraverso quella. Perché chiamano loro piattaforme, in realtà loro vendono servizi. Allora, quindi vendono, innanzitutto vendono, non mi risulta faccia wifi, ma fa telefonia, quindi che lo sappia, probabilmente sarà roba di telefonia. Però a noi quello che fanno gli altri sinceramente ci interessa più, no, cioè, a noi ci interessa più. No, siccome diciamo noi. Se domani mattina quando avete cablato Napoli, ma tanto guarda, non la cambiamo, Wind vi farà pagare anche un po' di quale interessante, vi farà pagare tutto e per cui a quel punto comunque Novinette sicuramente c'ha spazi enormi, quindi io non mi preoccupo di questo. No, io veramente mi sono permesso, siccome che ho seguito in rete la sua esposizione. Che in quello stesso io ho rappresentato le mie perplessità, suggerendo una nuova tecnologia che sicuramente Wind, secondo lui, non è il messaggio che hanno fatto loro, delle cose ancora tagliate. Io avevo già suggerito, anzi, se fosse interessante, quanto saremo nelle posizioni di te. Certo, vi faccio promotore di una nuova iniziativa che non si chiama, ma la cosa fondamentale è che noi possiamo trasporre il concetto di Noinette tranquillamente anche su altre cose, altri servizi per la comunità. Cioè, pensate a una Noinette Energia. A una Noinette che gestisce determinate, cioè le municipalizzate avevano questo scopo inizialmente, poi sono diventate società per azioni, ma tutte le cose poi, che... Come si fa poi a non diventare anche in questo caso? Ai soci, cioè se i soci impazziscono ci deve essere qualcun altro che gli batte in testa o sulle spalle e gli dice ma che stai a dire, che stai a fare? Se invece noi deleghiamo il pubblico a fare queste cose, il pubblico è corruttibile come abbiamo visto. Però posso farlo centralizzato. Cioè, mettiamo che se ne recepiscono 100, ok? Numero minimo per evitare la rete. Fatti la rete, ti restano sempre 100, poi ti svegliano, e ne vengono anche meno, come fai? Nel senso che. Scusate, ma beh, se io... il piccolo contrattuale di altro socio, qual è? Quando vuole uscire, esce. Sì, però se non cresce il numero, ma diminuisce, come si sostiene la rete? La rete non si sostiene, ma aumenta la rete, il costo degli altri. Però i costi fissi dei ragazzi già con i 200 euro, no? Di euro. Allora, no. Ah, restano i 20 euro mensili per 20 euro. I 20 euro sono per pagare i costi fissi di gestione, quindi la spillaggio di banda. No. Diciamo che la cosa interessante è che quando io ho in mano uno strumento che costa poco e che il mercato, ragazzi, cioè io mi aspettavo no, ma quando io vi ho fatto vedere gli 8 mega simmetrici che costano 700 euro alle aziende, cioè e noi diamo i 40 euro, i 40 megabit simmetrici a 18 euro e 2 shekel, non vi sembra che ci sia da dire però ti posso dire una cosa, deve essere commercialmente convincente, in che senso? Nel senso che hai detto stesso tu che la percentuale di persone erudite in materia è bassissima in Italia, quindi se tu vuoi andare a convincere una persona, cioè hai convinto me sicuramente, ma io cioè, quanti sono a Napoli gli abitanti? Ascolta, ma pensa a convincere la signora del condominio che non sa neanche il 10% ce la faremo. No, perché noi lo stiamo facendo, ci stiamo contando. Per esempio, già siamo partiti da una base
che per arrivare a questa cosa eravamo in 30 che eravamo, diciamo, d'accordo con fare questo incontro, perché avevamo anche delle nozioni da comprendere, delle domande da fare, e quindi siamo fatti questa base di 30, abbiamo fatto questo incontro. Ma poi è appetibile, aspetta, sul sito già ci sono delle persone registrate, sono tipo di... già siamo a 70, ovviamente dici tu, ma domani 10 non confermeranno, 20 non confermeranno, ok, siamo 6, 60, andiamo avanti, 61, 62, 63, poi siamo a 100, saremo 100, degli altri che poi verranno, non verranno. Nella cosa, c'è cioè, il mio carattere, ma io vedo sempre il peggio, ma... che poi viene meglio, sono più contento. Ma sono dubbi che sono leciti, perché è normale, però voglio dire, anche a Roma avranno iniziato, no, dico, a Roma che funziona, che sono arrivati anche alla Discola, al Cervete e altri comuni, saranno partiti da uno, poi sono diventati due, tre, quattro, diventati cento. Sono partiti, sono già dagli altri comuni, cioè capito la risposta di quest'anno. Mossi del Torino stanno, diciamo, Antonio Malata, l'autorità. All'improvviso succederà che ci collegano tutti. Tu manco questo problema, non te lo poni più. No, ma c'è sempre quello che fa. Ma in fase di startup tu puoi fare un poco dello credo. No, sì, dopo questo dicendo, tu non te lo puoi. No, per capire rischio tu. Ah, aspetta, dopo, c'è qui, aspetta. Quanto vale? Il fratello, fammelo sentire. 100 persone per far avviare 101. Con una quota associativa, che fai giusto, dici 100 euro, ti pare come cauzione, quindi che quando si esce viene restituito. Giustamente, si dà, come si deve dare, un minimo di impegno, di durata, perché se io siamo 100 persone, dopo 6 mesi uno ci pensa di voler uscire, noi un anno, no, c'è un impegno, non si ah, non c'è, vedete, la domanda. Non c'è nessun impegno. No, le persone possono entrare e possono uscire quando e come vogliono. E poi non c'è un problema brutto. Aspetta, prima. Se ti do un prodotto che non ha uguali, perché attualmente vi sfido ad avere a Roma c'è la fibra, Fiber to the Street, al cabinet. No, però secondo me lui ci fa una loro domanda a un altro obiettivo. Cioè, noi abbiamo usato questi 200 euro per comprare antenne, e poi 50 di loro vogliono uscire. E vuol dire che abbiamo fallito. No, ho capito, però voglio funzionare il prodotto, perché sennò non teniamo. Ma un po' boicottaggio, vai, se non vogliono andare. No, è un po'. Fantasioso la cosa, però forse io voleva dire mettere un limite a questa cosa, cioè sì. Tu entri, ma prima di sempre. Lo fanno i monopolisti, ti bloccano per 3 anni, noi non vogliamo. È la filosofia. Chi si avvicina a questo tipo di filosofia è la persona che ha una sensibilità diversa. Partiamo da questo punto. Al di là di quello che ti offrono, che comunque è notevole, effettivamente perché capisce un minimo, cioè capisce che 20 euro per una cosa del genere è praticamente non è regalato. Ma poi, cioè, ma tu stesso di uscire da un monopolista grosso come Telecom, come Passo, come qualcuno, già questo penso che ma questo è questo ripaga gli sforzi. Allora, noi vi racconto per poi c'è l'anno. Vi racconto l'esperienza che abbiamo avuto noi, se vi interessa. Vi racconto l'esperienza che abbiamo avuto noi. All'inizio abbiamo avuto difficoltà, come tutte le cose, quindi tra l'altro lavoravamo in una zona del litorale di Roma, Cervete, della Dispoli, che era in parte Digital Divide. Quindi all'inizio comunque abbiamo avuto anche difficoltà anche lì, nel senso perché arrivano questi, c'è la cooperativa, dice che tipo di servizio danno, ma domani chiudete, e allora è chiaro che normalmente è difficile partire. Quindi siamo partiti con un po' di difficoltà. Adesso il passaparola è talmente ampliato che praticamente ci arrivano dalle 3 alle 10 richieste al giorno, e noi non riusciamo, ovviamente non abbiamo una struttura ancora capace di far fronte a questi numeri, quindi la lista di attesa comunque è tanta.
Questo per dirvi che quando le persone cominciano ad assaggiare la cioccolata, quella vera, invece di quella che hanno assaggiato, che gli hanno detto che era la cioccolata, ma non era la cioccolata, la gente non è stupida, la gente capisce che quella è cioccolata e dice: oh, senti quanto è buona sta cioccolata, vieni a vedere a casa mia, io vado con la cooperativa a Noisette. È la cioccolata che puzza, socio. Quella? Quell'altra è la cioccolata che puzza, dico. Quella è la cioccolata che io non lo volevo dire, però. No, perché così, così siamo. Perché siamo abituati a dare la qualità col contagocce, a fartela pagare fino in fondo. Noi invece diamo tanto a costi bassi, perché? Perché la comunità deve aiutarsi a vicenda. Allora, secondo me questa cosa qui non può essere altro che avere un incremento esponenziale, quindi avrà un tempo di maturazione, come vedete la curva esponenziale, vero fisico, astrofisico? Grazie. La curva esponenziale ha un andamento che sembra che sia statica e ferma nell'arco di un certo tipo di periodo, poi a un certo punto parte e non la ferma più. L'unico nessuno. Problema è che se parte Napoli ti devono mettere la scorta a te, perché poi le lobby. Ma quello sarà un etti problema, guarda, proprio non ci sono problemi. Ma perché cioè non c'hanno, come i radar, noi passiamo sotto il livello di ricognizione dei radar. Allora, adesso abbiamo ovviamente già attiva con 200 nodi a Roma, Roma e provincia di Roma. A breve dovrebbe partire il Veneto e Torino. E poi c'è Napoli, che comunque è in fase di definizione, però Torino e il Veneto, provincia di Vicenza e Treviso, hanno già raggiunto il numero, sì, anche perché se voi andate a un'azienda, ora non per essere, ma se andate a un'azienda che fa una tipografia comunissima e gli dite: guarda che noi ti diamo una linea simmetrica di 10 megabit simmetrici, quella fa salti di gioia, perché sa perfettamente che quando deve ricevere i pacchetti di grafici sta delle ore. Lo sai, no? Allora, cioè, se non fanno le aziende, se non fanno un FTP, cioè se non mettono una qualcosa di grande per fare il testo, quanto costa? Per avere un file grafico. Le aziende in Noinet pagano 28 euro più IVA col 10% di share. Quindi, cioè, se andate da un professionista, un ingegnere che fa progetti, o un architetto che fa rendering, che deve mandare dei file pesanti, è una cazzarola. Perché paga un po' di più l'azienda? L'azienda paga un po' di più perché è solidale con la comunità. Perché comunque poi se vedi bene è poco di più, però l'abbiamo fatto semplicemente pensando a che era un'agevolazione per le famiglie, era maggiore, dovevamo se no equilibrare un pochino più i prezzi, e abbiamo scelto di agevolare di più le famiglie rispetto alle aziende, che comunque è sempre un prezzo incredibile. Forse è proprio per le aziende che c'ha, diciamo, un delta di convenienza molto alto, forse per le utenze sì. Allora, noi dobbiamo fare cultura digitale anche alle famiglie, cioè le famiglie si devono rendere conto che avendo, c'è uno studio che dice che possono risparmiare 230 euro al mese le famiglie digitalizzate, ma digitalizzate significa avere uno strumento che funziona. Ne abbiamo sì. Io pago 32 euro. No, ma tu paghi il telefono, paghi la linea DSL, paghi i servizi, invece altri 32 euro sì, su internet. Va bene, ma quanto paghi il tuo tempo per andare al comune a fare i certificati? Che potresti digitalizzare un territorio, significa avere servizi digitalizzati, significa avere la possibilità di richiederti online, di avere risposte immediate. Ora sarà questo. Parte, infatti, quel
lo studio dice quello, in Norvegia, in Svezia hanno questo come, come, perché noi siamo abituati a, a, a quello che abbiamo e dice è manna se mi fanno certificato. Non dà nessuna privacy, significa ben poco. Il fatto che comunque lo Stato tante volte mette le mani sulle intercettazioni diverse, non lo so, tipo per esempio in tempo, succede tranquillamente in intercettazioni, cioè questo. Allora, premesso che da internet puoi solamente vedere il traffico, quindi se vai sui siti porno non lo possiamo vedere, però noi oggettivamente come policy di cooperativa e di comunità soprattutto non ci interessa. L'unica cosa che a noi interessa è la fruizione da parte degli altri. Cioè a noi... Cosa ti porta? Cioè, non siamo una... Allora, potrebbe essere un monopolista che vuole vedere le tue abitudini di consumo. Perché con me questo non è poco, comunque. Ho capito, ma sulla rete qua, no? Quando la rete diventerà grande, no. Se diventerà grande, noi saremo allo stesso... Le problematiche sono le stesse. Lo Stato avrà interesse a metterci mano... Allora ammazziamola, distruggiamo. No, ma che discorso è? Perché? Stiamo facendo la filosofia, io voglio andare al concreto, non stiamo andando... Poi siamo la comunità, è un insieme di... Se noi arriva un meteorite e moriamo tutti. Siamo noi. Può succedere, è colpa di noi. Siamo noi che gestiamo i dati, siamo noi che gestiamo la policy interna, siamo noi che gestiamo... No, proprio per fare il doccino, no? Sono le 7. Rosanna! Ragazzi, sono le 6. Rosanna, 5 minuti. Poi dopo c'è il dolcino e ci sono anche cose da dire che avevamo promesso. Sono le 7. No, mi dai il dito. Perché non c'era ancora un gruppo sostanzioso a Napoli,
però se da qui in avanti voi passate parola e cominciate a portare delle persone a iscriversi, poi Giuseppe potrà fare da collettore anche da coordinatore di questo gruppo iniziale, secondo me la cosa si può cominciare a pensare anche velocemente. Guardate, 100 persone non è niente, se uno di voi porta due persone siamo già arrivati a 100 tra pochino. Bastano due fabbricate. Il discorso è che in questo gruppo noi dobbiamo trovare anche delle persone, uno potresti essere tu Nicola, delle persone che poi si fanno carico di lavorare a questo progetto, perché naturalmente noi non possiamo essere qui e quindi anzi è logico che ci siano delle persone che qui lavorano su questo, quindi un commerciale, un amministrativo, una persona che si intende un pochino tecnicamente delle reti, anche a livello teorico, è un ingegnere informatico che ha studiato a scuola all'università delle reti ma anche non l'ha applicato, una persona che si intende nel senso che è un appassionato, va benissimo, noi prendiamo su tutti, nel senso che poi gli diamo nel senso che gli diamo poi gli strumenti per poter lavorare. Alla fine ricordo perché sono competenze che ricordano. Come no? È un investimento che ognuno fa, insomma, che poi tu puoi lasciare. Se uno volesse ragionare, non è il mio caso, ma se uno volesse ragionare politicamente, cioè sono due competenze che ti mancano. Ma certamente sì. Posso dire una cosa? Allora, siccome la possibilità è che o uno si iscrive su net.e, oppure io comunque per quanto riguarda Napoli c'è una mailing list. Beh, questo abbiamo mandato a te la mail. Che praticamente io aggiorno tutti quanti su sarebbe anche secondo. Quindi magari io mo chi non sta iscritto in questa mailing list, se vuole, mi segna il numero di mail con il nome, io lo inserisco nella mailing list, quindi comunque già farò un resoconto di questa giornata con il video, la pubblicazione delle slide, delle cose, quindi ci aggiorniamo. Eventualmente se decidiamo che poi tutto deve convertire nel sito, oppure andiamo avanti così, lo scriviamo. No, io preferisco, questo, dico, se c'è la disponibilità come tua, io preferisco. Io c'è, fino a quando non facciamo la rete bombarderò, cioè nel senso vado avanti. Quindi se ti interessa, mi piace questo approccio. Quindi chi ci manca, che non si è inserito in questo Google Forms, vi segnate, quindi ve lo faccio girare. E poi mi raccomando, non fatevi la parte passiva, ma la parte attiva, portatevi almeno altri 3-4. E il interesse egoistico. Allora, il pagamento avviene, il pagamento della quota sociale può avvenire tramite bonifico o tramite addebito in conto, però gli addebiti saranno addebiti automatici SDT, abbiamo sperimentato altre forme di pagamento che si sono risultate incasinatissime e deficitarie. Abbiamo tentato per agevolare le persone, ma abbiamo una situazione. Thank you.
cosa. Cioè, non c'è un minimo di tagliare, non c'è dopo tutto.